Buonasera a tutti, benvenuti dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi eh, per questo secondo momento dedicato al progetto SIGMA. SIGMA, ricordo anche per coloro che non hanno avuto modo di partecipare al progetto, al um, webinar di lancio che è intervenuto nello scorso mese di giugno, um, è l'acronimo che abbiamo utilizzato per parlare di simbiosi industriale per la gestione circolare dei materiali. Quindi volevo intanto ringraziare tutti coloro eh, che si sono iscritti a questo momento e tutti coloro che man mano ci raggiungeranno. Inizio portando eh, diciamo non solo il saluto, ma soprattutto eh, raccontando il perché la Camera di Commercio di Milano-Monsa Brianza Lodi in collaborazione con la scuola Sant'Anna, l'Istituto di Management della scuola Sant'Anna di Pisa, ha voluto proporre ancora una volta un progetto che noi chiamiamo un percorso tecnico-scientifico dedicato al tema dell'economia circolare e in particolare alla simbiosi industriale, che è appunto una, una delle principali strategie di attuazione dell'economia circolare. Uh, ricordo a tutti quindi che poi il coordinamento scientifico di questo progetto è, è del professor Marco Frei che subito dopo di me prenderà la parola, e quindi entriamo proprio nel vivo di questo momento di formazione. Um, un po' di persone tra gli iscritti e che quindi verosimilmente ci stanno ascoltando ad oggi aveva già partecipato al momento di lancio del progetto Sigma che comunque è recente e abbiamo registrato questo, questo primo webinar lo scorso mese di giugno. Eh, però eh, io colgo l'opportunità di, di questi minuti di presentazione per ricordare invece a coloro che non hanno ancora mai sentito parlare di Sigma che cos'è e che cosa intendiamo fare il nome quindi l'abbiamo spiegato, quindi eh, vuole essere appunto un percorso formativo ehm, che eh, prevede diversi momenti, quindi articolato in diversi eh, step. Eh, abbiamo deciso di approfondire in particolare il tema della simbiosi industriale dopo quello dell'economia circolare che eh, avevamo invece affrontato eh, con il progetto Riecco, alcuni di voi invece sono stati ci hanno seguiti, quindi anche sul progetto Riecco, proprio perché diventa una modalità specifica, tecnica come ci, hanno, ci ha spiegato molto bene anche il professor Frey nel primo webinar di presentazione del progetto del, sulla simbiosi industriale, che crea quindi queste forme di collegamento tra le imprese, forme di partenariato tra le imprese e in generale tra attori economici, ehm, che sono offerte o dalla eh, possibilità, eh, da, diciamo dalle sinergie che sono offerte dalla vicinanza geografica delle imprese o dalla vicinanza funzionale in alcuni casi. La simbiosi industriale si caratterizza anche per la per il fatto che um, mette in collegamento anche filiere e settori produttivi che quindi tradizionalmente invece non sono abituati a collaborare. Questo uh, soltanto per dare quindi un, un riferimento generale. E si riteneva che quindi questo poteva essere un aspetto molto utile proprio per, anche per la formazione tecnica di supporto che potevamo dare alle imprese e anche per creare delle reti, per provare a fare con le imprese che aderiscono al progetto un'azione di networking e, ed eventualmente esplorare quindi le possibilità di questi collegamenti, di questi potenziali partenariati. Eh, I vantaggi della simbiosi industriale eh, possono essere di vario tipo, eh, sono, la, ehm, sono vantaggi di tipo economico perché appunto comporta operazioni di simbiosi industriali, pratiche di simbiosi industriali comportano tendenzialmente la riduzione dei costi legati all'approvvigionamento dei materiali, alla produzione e al trasporto in alcune fasi di ciclo di vita del prodotto, ehm, ambientali perché si lavora molto sulla la riduzione dei rifiuti prodotti, su un utilizzo in generale più efficiente delle risorse, anche delle fonti energetiche e sicuramente poi sociali perché tutte le volte che si creano nuove opportunità di impresa, nuovi business, nuovi prodotti, ehm, in genere questo comporta anche la creazione di nuovi posti di lavoro o il miglioramento delle condizioni di lavoro e comunque in generale sul territorio un aumento delle opportunità e di quel clima di cooperazione e di fiducia tra, gli imp eh, tra le imprese. Um, il progetto, quindi sinteticamente ricordo gli step del progetto così come lo abbiamo pensato e studiato insieme a Scuola Sant'Anna. Allora, obiettivi sono accrescere la conoscenza quindi sui temi della simbiosi industriale e a questo obiettivo rispondono sicuramente in primo luogo a questi momenti formativi. Facilitare le relazioni di simbiosi industriali tra le aziende, ovviamente nella regione Lombardia, a partire dal territorio di Milano, Monza, Brianza, lodi che sono i territori di riferimento della nostra Camera di Commercio, ma con um, un'estensione un quantomeno alla regione Lombardia, e quindi provare a sviluppare un modello virtuoso di condivisione. Delle risorse. Um, il primo momento uh, di, del progetto Sigma è proprio questa fase di mappatura, quindi una survey, un questionario tuttora online che viene condotto sulle imprese allo scopo di ricostruire l'esistente. Anche forse di esplorare le prime potenzialità, perché le domande invogliano quindi a rispondere su quelle che sono le caratteristiche dell'impresa. Eh, non è un questionario complesso, quindi chiunque può cimentarsi e rispondere eh, a questa survey, tuttavia, è strutturato in modo che ci aiuta a capire intanto se eh, ci sono delle esistono già eh, delle pratiche di simbiosi industriale nel nostro territorio, quantomeno se c'è magari la volontà o la predisposizione da parte dell'impresa ad andare verso questa strada. Eh, è importante e a fondo diciamo anche un po' l'accento sulla la, ehm, la compilazione di questa survey che è ancora aperta in un apposito link che poi trovate anche nella mia presentazione che vi lasciamo al termine del webinar entro il 30 settembre perché molte imprese hanno già risposto. Eh, vogliamo dare la possibilità a coloro che non hanno ancora ehm, saputo eh, di Sigma perché secondo noi è un'opportunità preziosa per le imprese. Per peraltro un'iniziativa gratuita perché è un investimento della Camera di Commercio e allora abbiamo allungato i termini di questa survey. Vi invitiamo a rispondere, se avete bisogno di supporto, noi come ufficio ambiente ed economia circolare della Camera di Commercio siamo ovviamente a disposizione. Rispondere alla survey diventa per l'impresa il primo momento per aderire al progetto. Poi abbiamo detto secondo momento, um, è, è proprio quello della formazione tecnica. Quindi vi ricordo, come ho già detto prima, il 22 giugno abbiamo lanciato il progetto, ma non solo, abbiamo avuto già... Dal professor Frey, ma anche da Filippo Corsini, il ricercatore del Sant'Anna che eh, collabora alla realizzazione di questo progetto, ehm, ci hanno raccontato proprio che vuol dire la simbiosi industriale e perché il motore per lo sviluppo dell'economia circolare. Quindi, diciamo il webinar di base eh, di conoscenze su questo tema. Eh, per coloro che non avessero avuto la possibilità di seguirlo, il webinar è ancora tuttora sul sito della Camera di Commercio di Milano e quindi ovviamente potete ehm, andare a, ri a riascoltarlo, a Oggi il tema che affrontiamo è il Green Supply Chain Management come approccio alla gestione ambientale dell'azienda, ma ovviamente di questo io non vi dico assolutamente nulla eh, perché parleranno sia il professor Fei che eh, appunto il dottor Filippo Corsini e poi abbiamo ancora in programma non abbiamo definito ancora bene l'argomento, però in una logica di graduale approfondimento sul tema della simbiosi industriale, posizioneremo nel mese di novembre tra novembre e dicembre, diciamo la prima settimana di dicembre, adesso compatibilmente anche con le agende, un, un sempre un, un altro webinar, un altro momento formativo um, con um, andando ad approfondire in maniera più tecnica alcuni strumenti utili uh, alle pratiche della simbiosi industriale. Inizio a raccontarvi anche di questo seminario di novembre del quale non conosciamo oggi in maniera precisa né la data né il titolo, però perché volevo dirvi che sulle modalità di partecipazione abbiamo pensato che compatibilmente con l'andamento della pandemia ritorniamo in presenza. Uh, vi spieghiamo anche perché. Uh, il progetto Sigma, come possiamo vedere anche nelle due slide che seguiranno, non è soltanto un progetto eh, di formazione tecnica tramite workshop o webinar, eh, ma ha delle fasi. E comp si compone anche di altre fasi. Quindi abbiamo detto da una parte già l'analisi dell'esistente, il discorso della ricerca, della mappatura che in qualche modo si allacciano in tutte le fasi del progetto man mano che vengono svolte. Poi abbiamo una fase finale che vi racconterò tra un attimo: motivo per il quale la presenza delle imprese. Vi ripeto, compatibilmente con la pandemia, ma io sono molto fiduciosa, è indispensabile. Abbiamo lavorato molto bene con il progetto RIECCO. Erano altri tempi, ci vedevamo in presenza, si facevano tavoli di confronto, di networking. Bene, per gli obiettivi di Sigma e per il progetto, noi dobbiamo ritornare in presenza. Volevo anche chiarire che i momenti formativi di Sigma, tutto il materiale che verrà eh, sarà l'output di questo progetto, probabilmente le linee guida finali sono a disposizione di tutti, quindi delle imprese, del mondo associativo, delle istituzioni, dei liberi professionisti, degli studenti, è chiaro, noi vogliamo soprattutto anche portare conoscenza, diffusione di conoscenza su questo tema, quindi è ovvio che i materiali saranno poi nei giusti tempi saranno anche divulgati e promossi, però eh, il cuore di Sigma è proprio dedicato alle imprese eh, e quindi la partecipazione ai tavoli dove eventualmente esplorare con le imprese possibilità di relazioni, di networking immersione di potenzialità di simbiosi mh, verrà fatta in presenza. Quindi vi preannuncio che novembre-dicembre già l'ultimo webinar, l'ultimo momento formativo, che a questo punto non è un webinar, il workshop, sarà svolto in presenza eh, presso appunto la Camera di Commercio di Milano. Uh, sì, va bene, questo già vi ho raccontato, il webinar del 22 giugno, anche qui c'è proprio già il link per rivedere il webinar. Invece andiamo all'ultimo momento, uh, la fase finale, che è proprio la fase, uh, il cuore del progetto Sigma, che è questo incontro più ravvicinato con le imprese. Uh, sono previsti infatti dei momenti, dei workshop operativi, due workshop operativi, che hanno l'obiettivo di andare a identificare più nello specifico, ma... Mi ripeto, con i partner che abbiamo al tavolo, cioè con tutte le imprese che vorranno dedicarci un po' di tempo perché hanno interesse a seguire questo progetto, um, quindi identificare le opportunità di collaborazione e facilitare il dialogo tra gli attori locali sui temi della simbiosi industriale. C'è poi un momento di analisi dell'elaborazione di questi dati, appunto condotta dall'Istituto di Management della Scuola Sant'Anna che sono emersi durante i due workshop e l'obiettivo è quello già dall'analisi dei dati, oltre che dalla relazione che intanto abbiamo iniziato ad avere con le imprese presenti, eh, individuare possibili sinergie e progetti di simbiosi, fino ad arrivare a una proposta proprio di concrete progettualità. Quest'ultima parte sarà dedicata a un numero... Ovviamente, il limitato di imprese, avevamo considerato una ventina al massimo, ehm, quindi di imprese che effettivamente possono avere questo momento di chiamiamola consulenza, assessment, proposta da parte appunto dei ricercatori del Sant'Anna che quindi alla fine di tutto questo percorso provano a far emergere delle possibili concrete realizzazioni, eh, eh, partnership nell'ottica della simbiosi da iniziare a realizzare quindi sul nostro territorio. Quindi ho cercato di spiegarvi che non essendo solo un progetto di formazione, eh, a un certo punto eh, ritorniamo in presenza. Va bene, poi c'è una fase finale del progetto che era un po' quella che vi raccontavo però anche prima, ovviamente vogliamo portare, vogliamo divulgare tutta l'esperienza, ma anche l'analisi che eh, risulta dal, dal progetto Sigma e, e verrà fatto verranno probabilmente diffuse delle linee guida, piuttosto che lavoreremo all'emersione di best practice anche con eh, l'obiettivo di rendere al di mettere al corrente di facilitare eh, anche quelle imprese che non hanno voluto o non hanno potuto partecipare al progetto. Quindi molto lavoreremo anche sulla diffusione delle best practice che emergeranno. Motivo per il quale sempre di più vi invito quindi a partecipare perché è un'opportunità eh, gratuita per le imprese però che viene svolta assolutamente con un supporto accademico significativo per cui è un'opportunità secondo noi da non perdere eh, io sul progetto Sigma ho terminato perché il mio scopo era solo quello di ricordarvi quindi perché lo facciamo e, e di invitarvi alla partecipazione. Quindi vi ricordo soltanto di rispondere alla sordi per coloro che non ci hanno mai sentiti, è la prima volta quindi di aderire. Se volete sapere ehm, ehm, anche eh, rivedere il primo webinar c'è cioè il link disponibile e poi vabbè oggi ovviamente il professore, ma anche i corsini, vi spiegheranno ehm, sicuramente altre cose che quindi invoglieranno la vostra partecipazione. Um, giusto perché siamo presenti qui ovviamente per parlare di Sigma, però uh, come ufficio ambiente ed economia circolare della Camera di Commercio di Milano, Monsabrianza Lodi, non posso perdere l'opportunità uh, di raccontarvi due altre iniziative uh, molto velocemente che comunque sono sul tema dell'economia circolare. Allora abbiamo um, un bando quindi un, un contributo a fondo perduto eh, che praticamente è dedicato, sono dei voucher che sono dedicati a stimolare, eh, spingere sull'analisi di life cycle assessment per le imprese, però in particolare dei settori carta, cartotecnica e tessile. Abbiamo individuato questi settori perché ci avvaliamo della collaborazione di una nostra società partecipata che è il soggetto attuatore, che Innovab Stazioni Sperimentali per l'Industria Srl, che storicamente si avvale anche di laboratori specifici, in particolare sui materiali della carta e del tessile. Motivo per il quale noi per incentivare l'uso anche di queste pratiche per il, la misurazione dell'impronta ambientale di, di un prodotto, di un servizio, noi come Camera di Commercio abbiamo deciso di stanziare eh, a fondo perduto il 70% dell'importo di questa analisi. Eh, analisi che con un prezzo calmirato, ma vi ripeto per la logica con la quale noi vogliamo proporre queste iniziative di 6.000 euro più IVA, per cui il Contributo a fondo perduto della Camera di Commercio di 4.200 euro. Su questa iniziativa, come per anche l'altra successiva che vi presento, trovate tutte mh, le informazioni sul sito della Camera di Commercio e ovviamente potete chiedere a noi. Eh, le domande sono ancora aperte perché si tratta di un bando a sportello, per cui man mano che le imprese, man mano che si esaurisce il fondo messo a disposizione, rimane aperto mh, tendenzialmente fino al 30 novembre di quest'anno con la stessa logica, con lo stesso meccanismo, questa volta in collegamento col Consorzio Italiano Biogas, affrontiamo invece un altro tema, che è quella necessità o meglio l'opportunità dell'upgrading degli impianti da biogas a biometano, questa iniziativa invece è dedicata, è un'iniziativa più di nicchia, che è dedicata fondamentalmente alle imprese agricole o comunque del settore agroalimentare sempre delle province di competenza della Camera di Commercio di Milano-Monsalodi che sono in possesso di un impianto Biogas e stanno seriamente valutando l'opportunità dell'upgrading a biometano. Quindi noi offriamo un voucher sempre con il quale andiamo a battere il 70% del costo del servizio che questa volta viene condotto dal consorzio italiano Biogas, dalla CIB Service, che è appunto la struttura del consorzio italiano biogas, per favorire questo supporto consulenziale. Anche per questo bando, stesso discorso, bando sportello quindi fino a esaurimento dei fondi. E per concludere. Uh, volevo, volevo raccontarvi anche brevemente e invitarvi invece a un altro webinar che si terrà il prossimo 5 ottobre tutt'altro argomento ma siamo sempre nel tema della sostenibilità e dell'ambiente e in qualche modo anche dell'economia circolare in collaborazione con la Camera Arbitrale di Milano proviamo, abbiamo mh, lavorato alla struttura amministrativa quindi abbiamo creato tutto quello che occorre per far partire un nuovo servizio della Camera di Commercio con Camera Arbitrale che si chiamerà Facilita Ambiente è un servizio che serve in qualche modo a, ad agevolare il dibattito pubblico ad agevolare le relazioni tra le imprese, le la pubblica amministrazione e perché no anche dei professionisti con l'ausilio di facilitatori quindi entriamo proprio nell'argomento della facilitazione ambientale lo scopo è quello di fare la nostra parte come pubblica amministrazione avendo peraltro in casa le competenze tecniche della Camera Arbitrale per lavorare anche sulla prevenzione dei conflitti ambientali. Quindi per chi invece fosse interessato a questo tema, 5 ottobre abbiamo il primo webinar questa volta di presentazione eh, del progetto dove ci saranno anche i facilitatori che in maniera molto pragmatica vi presenteranno a cosa serve la facilitazione e perché potrebbe essere una bella opportunità sempre verso il percorso della sostenibilità ambientale. Io con questo vi ringrazio, uh, queste slide uh, mi interessa che vengano lasciate soprattutto per i riferimenti ai progetti, quindi trovate i link, trovate i nostri contatti e al termine del seminario, nei prossimi giorni, a partire da domani presumibilmente, vi verranno, um, vi verranno appunto consegnati questi materiali a, anche quelli di Scuola Sant'Anna dopo che abbiate risposto a una customer. Grazie ancora a tutti e con molto piacere passo la parola al professor Marco Frey. Grazie mille, buongiorno a tutti, lasciamo che venga caricata la mia presentazione. Ecco, perfetto. Benissimo, come vedete il tema che vado a introdurre è quello delle catene eh, di fornitura in ottica green, quindi Green Supply Chain Management. Eh, come approccio alla gestione circolare dell'azienda. È ovviamente un tema molto rilevante all'interno del ragionamento complessivo che noi facciamo sulla simbiosi industriale, perché nella simbiosi industriale le partnership spesso sono anche part eh, partnership all'interno proprio delle supply chain. E quindi lo scopo è, partiamo dal concetto di simbiosi industriale semplicemente per recuperarlo. E poi attraverseremo eh, le attività che hanno a che fare con eh, la logistica, cosa vuol dire andare verso una logistica integrata e green, eh, come eh, la prospettiva del reverse logistic, uno degli eh, elementi chiave dell'economia circolare, si caratterizza, come si passa da una logica più di logistica a una logica complessiva di supply chain management. Vedremo la logistica inbound e outbound, poi. Progressivamente andremo a trattare le catene di fornitura a ciclo chiuso fino alla logica di eh, approvvigionamento eh, circolare. Rapidamente la simbiosi industriale, perché ovviamente se siete qui con noi il concetto lo conoscete già. Nasce nella prospettiva tracciata dall'ecologia industriale. L'ecologia industriale tende a trasferire nel contesto del sistema delle imprese, quindi in quell'ambito in cui per la maggior parte si lavora con materiali artificiali e non più con materiali eh, di tipo naturale, la prospettiva dell'ecologia dell e quindi, se volete, della natura, che è in grado di eh, recuperare tutto grazie a un'esperienza accumulata in eh, milioni di anni si focalizza sul flusso di materiali ed energia e la dimensione locale e regionale è particolarmente importante perché evidentemente quando si entra in questa logica della simbiosi industriale il tentativo è quello di generare dei macro cicli chiusi su scala territoriale. Eh, le imprese coinvolte, le industrie coinvolte eh, vengono inserite all'interno di un approccio collettivo, lo scopo è quello che ciascuna di queste Acquisisca un vantaggio competitivo che poi si riversa su un vantaggio competitivo di natura territoriale, scambiando e ottimizzando il materiale, l energia, l acqua, i materiali, l'energia, l'acqua, i sottoprodotti, ma anche i servizi e le infrastrutture. Quindi è ovvio che, per esempio, la logica della simbiosi industriale si sposa abbastanza bene con quello che era l'approccio tradizionale dei distretti industriali, è uno dei modi attraverso i quali i distretti industriali si possono evolvere condividendo risorse e servizi. Eh, vedete, lo scopo è duplice, da un lato la riduzione dell'impatto ambientale, quindi il beneficio ambientale, dall'altro i costi di produzione eh, complessiva. Quali sono i fattori chiave? I fattori chiave sono la collaborazione tra attori, quindi come è stato sottolineato in precedenza la dottoressa Clemente, questo è un elemento chiave del nostro progetto, creare le condizioni anche di interazione fisica per cui gli attori entrino in una prospettiva eh, massima di collaborazione per valorizzare le possibilità sinergiche offerte anche dalla prossimità geografica. Quindi la prossimità geografica è un elemento che ovviamente facilita e entra nella prospettiva dell'ottimizzazione logistica, che è poi è quella di cui parleremo successivamente. Quali sono le modalità per condividere le risorse? Qui prendendo spunto dalla letteratura, la prima modalità è lo scambio di sottoprodotti e rifiuti. Vedete? Questa è la componente più classica, più immediata quando si ragiona di economia eh, circolare, l'uso di materiali tradizionalmente scartati eh, o di rifiuti come sostituti delle materie prime o dei prodotti commerciali. È cruciale questo tipo di approccio, lo sappiamo, nel senso che oggi abbiamo visto per esempio nelle ultime settimane... L'effetto della fortissima crescita dei costi dell'energia nel momento in cui una materia prima scarsa eh, vede crescere per i meccanismi classici dell'economia i propri costi, bisogna avere delle alternative. Le alternative che ci offre la prospettiva dell'economia circolare è quella di avere delle materie prime e seconde che possono diventare sostituti, succedanei, delle materie prime vergini. Quindi la prima. Modalità è proprio questa. Eh, condividiamo le risorse per accrescere la capacità di disporre di alternative e quindi per consentire di non essere vincolati a una crescita eh, dei costi per le imprese. Secondo, condivisione di infrastrutture e di servizi. Il, eh, il gruppo di imprese condivide in una certa localizzazione, questi sono i progetti. Eh, più evidenti di simbiosi industriale, i servizi e le infrastrutture, a partire da quelli, non a caso prima citavamo i distretti come luogo in cui queste cose si sono sviluppate in passato per le piccole e medie imprese, sistemi di fornitura di acqua, quindi eh, depuratori, ma anche impianti di trattamento delle acque reflue dall'altra parte, quindi nella logica del ciclo integrato dell'acqua con gli impianti di depurazione ma anche energia e calore, pensate alle comunità energetiche, un altro degli strumenti che si stanno spingendo molto eh, oggi per far sì che ci sia una condivisione dell'uso della disponibilità delle risorse. Ovviamente in questa prospettiva l'economia circolare ci aggiunge i materiali, con elemento che possono essere eh, gestiti complessivamente, non soltanto attraverso gli scambi, ma anche attraverso la disponibilità di informazioni eh, di interlocutori che sono in grado di trovare delle alternative nella logica del punto 1. Terzo, condivisione di servizi accessori, approvvigionamento condiviso dei servizi. In questo caso le aziende si trovano coinvolte in una logica eh, di disponibilità complessiva di materiali e servizi che non sono direttamente correlati al core business di un'azienda. Pensate per esempio alla, agli aspetti di, dei trasporti. Cioè la logistica, poi la vedremo meglio approfondendola, può essere gestita collettivamente, in maniera tale da avere a disposizione per esempio eh, degli approcci che ci consentono di ottimizzare, poi vedremo come e perché, anche nella prospettiva della logistica inversa. Oppure qualunque tipo eh, di servizio sulla ricerca, sviluppo, sull'innovazione eh, che può essere utile proprio per invogliare, indicare, trovare soluzioni in quest'ottica. Qui vedete un concetto comune di eh, economia sostenibile, c'è un filmato, vediamo se riusciamo a farlo partire, chiedo alla regia se riesce a lanciare con questo link, eh, questo è in inglese ma eh, è abbastanza significativo. Usiamo di essere nike is an innovation company. we deliver performance innovations that benefit athletes, our business, and the world. the planet is our playing field, and we have to take care of it. with our new distribution center in europe, we leverage sustainable innovation to maximize our performance while minimizing our footprint. Our logistics campus sources five types of locally generated 100% renewable energy. Designed in harmony with its surroundings, animals and insects help maintain and monitor biodiversity. There are green roofs and green walls. Our cranes work like hybrid cars using their own movement to generate electricity. Movement activated LED lights, huge windows and a daylight transportation system create a bright working environment. 99% of inbound containers reach the campus by water. Built to be simple, flexible, and scalable. Our distribution center ensures that every day, whether it is an order of one or 10,000 units, the right Nike products reach the right destination. Sustainable innovation drives us to dream bigger and get better. But this is no dream, this is reality. allora non è un sogno in realtà è un esempio ovviamente le grandi imprese possono fare tutto al proprio interno lo spirito della simbiosi industriale ci serve anche per farlo insieme in partnership tra diversi attori però qui vedete quante cose ci sono rispetto agli scenari della green economy eh, dal punto di vista dell'ottimizzazione dell'uso delle risorse l'energia mi produco direttamente energia rinnovabile in quel sito, l'aspetto della logistica, avete visto inbound e poi outbound, quindi come vengono gestiti i processi, poi di eh, trasferimento in ingresso e in uscita eh, dei materiali, dei prodotti e le soluzioni interne dal punto di vista della movimentazione e quant'altro, cioè ci fa capire cosa vuol dire porsi in una prospettiva complessiva di questo genere. E sono molte le imprese a livello internazionale che si sono messe all'interno di questa logica di integrazione complessiva. Ovviamente ci sono anche esempi e sono quelli che ci interessano di più in cui è un contesto territoriale, un'area industriale, quello dentro la quale noi troviamo tanti attori che operano in questa logica e in realtà anche molte di queste imprese hanno dei fornitori dei servizi, dei fornitori di prodotti e di componenti che sono in site per poter eh, ottimizzare tutti questi eh, processi. Attenzione, non è solo un question una questione di tecnologia. Proprio per questo, è un modo di pensare che eh, spinge poi alla ricerca e alla valorizzazione di soluzioni di questo genere. Ma facciamo il percorso passo per passo, no? Perché questo è quello a cui noi vogliamo arrivare dal punto di vista eh, della logistica. però come ci si arriva? Allora, qui avete una definizione classica. Da parte del Council of Logistic Management di che cos'è la logistica. La logistica, ovviamente, è un processo, tra l'altro viene dal militare. Gli ottimizzatori in primis erano i militari. Abbiamo visto quanto conta la logistica militare anche a proposito del Covid, quando abbiamo dovuto gestire un processo di distribuzione capillare di determinate eh, soluzioni per la società. Processo di pianificazione, implementazione e controllo di un flusso efficiente ed efficace di eh, storage, eh, quindi di stoccaggio dei beni, dei servizi e delle relative informazioni dal punto di origine al punto di consumo. Quindi la logistica in realtà è qualcosa che passa attraverso la catena del valore, complessivamente inteso. L'obiettivo è quello di soddisfare i requisiti del, del cliente. Le scarpe che abbiamo visto prima devono arrivare in tempi migliori possibili, con caratteristiche migliori possibili, con l'imballaggio migliore possibile al cliente. Oggi queste considerazioni incorporano il tema della sostenibilità. Quindi mentre un tempo la qualità del servizio poteva prescindere da considerazioni di questo genere, oggi non lo può più, è una necessità, come è stato detto dal Presidente del Consiglio eh, proprio stamattina. La definizione include non solo i flussi di entrata in entrata, inbound, ma anche quelli in uscita, outbound, quelli interni al processo produttivo e anche gli eventuali flussi di ritorno dei materiali. Ecco la reverse logistica. La logistica inversa è quella che riporta indietro qualcosa rispetto a quello che è stato portato in avanti, che cosa? Poi lo vediamo. Andare verso la logistica sostenibile cosa significa? È sufficiente il fatto che dei flussi di rifiuti possano essere tratte delle risorse perché qualcuno ne tragga beneficio? Per quella logica del punto 1 che abbiamo visto precedentemente? Cosa spiega la varietà di assetti di recupero di materia da stream di rifiuti riconoscibili anche in ambiti territoriali apparentemente simili? Ecco, il tema evidentemente è un percorso. Noi siamo abituati in questo periodo a sentire parlare molto di transizioni. No? la transizione ecologica. La transizione verso una logistica sostenibile significa che noi dobbiamo prendere in considerazione tutte le risorse, e quindi non solo i rifiuti, domanda numero uno, ma spiega anche il fatto che nei diversi contesti, a seconda delle caratteristiche, ci possono essere soluzioni differenti. Per tantissimi motivi. Quindi la dimensione territoriale eh, diventa importante anche per pensare a quali sono le soluzioni più efficaci per mettere a sistema quella componente che poi vedremo è molto importante nella simbiosi industriale, che è la logistica. Per farvi capire questo concetto, rimaniamo sui rifiuti come tradizionalmente li vediamo. Questa è una rappresentazione di come sono articolati in diversi paesi i sistemi di gestione dei rifiuti. Sapete che c'è la piramide europea che ci dice, prima cosa, dovete non produrre. Seconda cosa, se li producete dovete cercare di riutilizzarli, riusarli se si può addirittura, senza farli neanche diventare rifiuti. Terza cosa, dovete riciclarli. E fin qui siamo nella parte virtuosa dell'economia circolare. Poi, quarta cosa, dovete rigenerare energia. E qui siamo ancora nella prospettiva che abbiamo visto in una ottica di... Efficiente uso delle risorse, però la materia, diciamo, viene prima in ottica di economia circolare che il recupero energetico. Quello che non dovete assolutamente fare è la discarica. Allora sapete che gli obiettivi sono 10%, e tendenzialmente verso zero, quella tendenza a zero discarica. Uh, che sappiamo, ormai la Commissione europea mette in campo da tanti punti di vista. Dovremmo arrivare anche a zero carbon no? nel 2050. Vedete lì nella rappresentazione come si distribuiscono i paesi, quelli che hanno l'arancione hanno tanta discarica. Vedete che in Europa, prendiamo la Serbia, la Serbia, questa è di qualche eh, anno fa eh, l'indagine però aveva, ancora oggi è grosso modo in, quei, in quella situazione, una quantità di rifiuti in scarica quasi totalitaria. Dall'altra parte abbiamo la Svizzera. La Svizzera non ha arancione, anzi, se guardate i primi tre paesi di questa rappresentazione, che sono Svizzera, Svezia e Finlandia, il nord Europa, non ha rifiuti in discarica, è già a zero. Andiamo a cercare l'Italia. L'Italia la troviamo in mezzo. Uh, e ha una quota di discarica ovviamente molto superiore al 10%, però realisticamente se la dimizzeremo nei prossimi anni potremmo arrivare a quell'obiettivo e poi proseguire verso l'obiettivo zero. Ma che caratteristiche hanno? Lo vedete subito con i colori, si vede. I paesi che sono arrivati a zero discarica hanno tanto blu. Cos'è il blu? Il blu è l'incenerimento. Quindi i termovalorizzatori sono per quei paesi indispensabili. L'Italia, quanto blu ha? L'Italia ne ha abbastanza poco. Se lo comparate con tutti i paesi che sono alla sinistra dell'Italia, soltanto il Lussemburgo, che non credo possa essere considerato un paese con una scala tale da poter compararlo all'Italia, ha meno blu. Quindi nella prospettiva, in questo caso di paese, non di territorio, per andare nella direzione dell'obiettivo zero di scarica c'è bisogno di una quota che vedete in alcuni paesi è superiore al 50%, di incenerimento. Noi abbiamo i territori diversi, se andiamo dal centro verso il sud, troviamo pochissimi termovalorizzatori. E quindi il sistema deve essere organizzato in maniera differente, evidentemente. Avrà molta logistica per trasportare i rifiuti altrove per poter essere inceneriti, spesso anche all'estero, e dovrà avere una spinta più forte verso il riuso e il riutilizzo di materie. Ecco, questo è tanto per farvi capire il tema dell'efficienza e dell'ottimizzazione e come faccia entrare in gioco variabili diverse. E sui rifiuti l'aspetto della logistica è importantissimo, perché o abbiamo gli impianti qua, noi in Lombardia siamo fortunati, anche la città di Milano a un certo punto si è dotata di un sistema di termovalorizzatori efficiente che ha consentito l'ottimizzazione eh, del flusso complessivo. In questo caso siamo in grado di gestire il ciclo dei rifiuti con determinate tipologie di risultati. Le stesse imprese, l'ex Amsa, oggi ha due anni, il momento in cui ha avuto l'impianto efficiente... È riuscita anche a gestire molto meglio il ciclo integrato dei rifiuti con un flusso di risorse economiche adeguato alla gestione stessa. Ecco, questi sono alcuni spunti che noi possiamo prendere dal ragionamento, come si ragiona congiuntamente in una prospettiva di efficienza e di ottimizzazione con l'attenzione particolare a livello di logistica, ovvero quali scelte a livello di sistema si riflettono sulla logistica. In questo caso dei rifiuti, sono scelte strategiche che spesso coinvolgono una pluralità di soggetti. Allora, abbiamo ovviamente la nostra fabbrica e la logistica di fabbrica. Avete visto nell'esempio del filmato, quale, quale automatizzazione ci fosse per rendere efficiente poi tutta la parte interna. Ci sono i fornitori a monte. I fornitori stanno lontani o stanno vicini. La pandemia ha fatto riragionare moltissimo sulla logica della prossimità come driver importante dell'efficienza e dell'efficacia. In molti casi, i fornitori chiave c'è la classica distinzione tra fornitori di primo, di secondo e di terzo livello, i fornitori di primo livello sono quelli che ci forniscono delle componenti complesse quindi se siamo in un'industria articolata, non so, come l'industria automobilistica, i fornitori di primo livello sono quelli che ci danno una componentistica, non so, il pianale, il cruscotto, cioè elementi dell'automobile in cui sono loro poi a gestire i rapporti con i fornitori di secondo e di terzo livello, che gli danno la componentistica più minuta per arrivare a quel tipo di componente. E quel, quei fornitori, però, se sono vicini è meglio. In molte aziende automobilistiche noi abbiamo i fornitori che sono attorno alla fabbrica. Perché? Perché lavorano just in time. E quindi questa prossimità, questa vicinanza della logistica inbound diventa un elemento strategico. Ha ricaduto nel momento in cui ragioniamo in ottica green? Lo vedremo dopo, però ovviamente sì. Diventano partner di soluzioni che possano poi essere. Riconducibile alla logica, per esempio, della simbiosi industriale. Dall'altra parte, noi abbiamo tutta la logistica outbound, quindi quello che arriva al cliente passando per passaggi intermedi, quale può essere quello dei depositi centrali, dei depositi locali. Anche qui c'è stato un programma da parte del eh, sistema di della distribuzione organizzata chiamato. ECR, Efficient Consumer Response. In che modo io posso costruire dei sistemi efficienti dal punto di vista logistico verso il cliente? Questa è un'altra componente. Non siamo abituati di solito a pensarla in un'ottica di simbiosi industriale, perché guardiamo più la parte produttiva. Però in realtà anche la connessione col mercato, soprattutto per quanto riguarda la logistica, può diventare una componente interessante da, te, da in, inserire all'interno del ragionamento sotto avete il dettaglio su tutta una serie di attività che caratterizzano questo processo. Pensate all'etichettatura, per esempio, nella fase outbound, come possa essere un elemento molto importante. Pensate oggi tutta la digitalizzazione nel rapporto col mercato, il QR code sul prodotto che mi consente di ricostruire sia le caratteristiche intrinseche, sia informazioni sul green eh, del prodotto, sia aspetti legati proprio alla tracciabilità della filiera, altro tema che evidentemente è connesso a quello di cui stiamo parlando, andare verso la logistica integrata vuol dire vedere queste componenti come connesse le una all'altra, sempre di più. E pensate cosa vuol dire porlo in una prospettiva globale. Infatti. Nel tempo i processi di approvvigionamento si sono complicati sempre di più e da quella che era la funzione acquisti iniziale, che si preoccupava sostanzialmente della gestione dei rapporti con i fornitori, poi vedremo con che caratteristiche e strumenti di tipo manageriale, si è andati sempre di più a capire che lì dentro si generava valore per le imprese e quindi... La fase di coordinamento tra produzione e distribuzione di cui parlavamo prima è diventato un driver importante per far cosa? Per garantire la disponibilità. Eh, come si anche vive? qua la pandemia ci ha insegnato cosa sono le rotture di stock. Cosa sì. vuol dire non avere a disposizione i materiali? E lo sì, vediamo beh. anche come consumatori: se voi oggi ordinate qualcosa, vi dicono ve lo consegno a marzo. Va bene, C hai le chiavi? Ah. No vabbè, c'è donna, perché io da, tra le 4 e le 5 purtroppo ho una riunione per questo. Guardate, che... c'è qualcuno che ha il microfono aperto, grazie. Capita. Noi tra le 4 e le 5 siamo qua. <ride> allora, secondo, velocità di consegna. Rispetto dell'avvenuto ordine. Quindi, questo è l'altro elemento importantissimo. Sulla velocità di consegna si sì, costruisce una parte importante della competitività dell'impresa. L'affidabilità che è legata alla qualità e alla corrispondenza dal punto di vista delle quantità richieste delle consegne e poi la flessibilità, come ci si adatta alle fluttuazioni della domanda. Vedete, sotto c'è una definizione di logistica integrata, un unico processo di management che governa il flusso dei materiali, delle informazioni, dei beni dal punto di origine al punto di arrivo, nel quale tutte le attività manageriali sono interconnesse e interdipendenti. Questo di fatto ci porta a ragionare nella prospettiva della catena del valore Porteriana. Cioè, la razio ambientale diventa un di cui proprio della catena del valore, per garantire che queste interdipendenze consentano la valorizzazione massima di tutto ciò che ha a che fare con l'efficienza ed efficacia in ottica green. Qui si aprirebbe anche un tema importante quanto in questi processi io do delle attività da fare fuori, quanto faccio outsourcing. E come coordino i processi di outsourcing. Allora è evidente che con la complessità delle, degli aspetti di a, legati agli approvvigionamenti è nata anche la necessità di avere sempre più fornitori che sono capaci di fare meglio quel tipo di attività di quanto non lo faccia io, con i quali peraltro la strategia è anche quella di garantire una loro autonomia, non compro tutto il loro prodotto, ne compro tendenzialmente non più della metà perché deve continuare a lavorare anche con altri contrario di una logica di esclusiva per sviluppare le proprie competenze. Allora, in quest'ottica noi abbiamo a, a gestire al meglio poi il tema del coordinamento interfunzionale con questi attori. E qui vedete alcuni dei drivers chiave che vanno dal tema del rapporto interculturale tra attori che magari operano anche in contesti eh, diversi fino al tema del rischio e della gestione eh, del rischio, passando per la tracciabilità, per gli aspetti normativi e per le sinergie organizzative che ci sono nel rapporto tra eh, cliente e fornitore. Ci sono poi una serie eh, di effetti da questo punto di vista che vanno nella direzione appunto di questi key partners, partner chiave specializzati. E vedete la logica di eh, approvvigionamenti co-gestiti con dei partner. Pensate non so, ai fornitori di processori rispetto eh, ai produttori eh, di beni informatici. Agli aspetti che sono connessi a tutto ciò che dicevamo prima, in termini quindi di eh, assistenza all'ufficio legale, tracciabilità, programmazione economico-finanziaria, innovazione, ricerca e sviluppo e marketing. Quindi nel passare dalla logistica tradizionale a quella green, noi ci troviamo a dover introdurre tutta una serie di elementi conoscitivi che hanno a che fare con la sostenibilità. I primi, la misurazione degli impatti ambientali. Cosa vuol dire considerare l'esternalità ambientale all'interno di questi processi? Secondo... Cosa vuol dire ottimizzare l'uso delle risorse, pensate per esempio all'energia all'interno di questi processi, ridurre i rifiuti o trattare anche i residui in questa prospettiva. Qualche esempio, così cominciamo a entrare nel merito. Vedete, Fater, la conoscete bene perché è stato tra l'altro nell'ambito dell'economia circolare. Una delle prime aziende che ha dovuto lottare per ottenere l'end of waste dei pannolini. E ha implementato il progetto PLUS per incrementare la saturazione dei camion. Cosa si fa? Si sovrappongono in questo caso gli articoli basso rotanti con quelli alto rotanti. C'è un algoritmo che compone i pallet, vedete i pallet misti, quindi, e gli strati presenti nell'ordine del cliente. Il cliente si trova ad avere. Attraverso ovviamente l'uso dell'informatica, eh, una consegna contestuale di tutta una serie di prodotti e non separatamente come la logistica tradizionale avrebbe richiesto. Ecco, questo è un primo aspetto dell'ottimizzazione del trasporto. Saturo la consegna in andata, come dicevamo prima. Unilava? ha fatto interventi sui mezzi per la consenza dei vari prodotti surgelati con mezzi elettrici, ibridi e quant'altro, quindi la mobilità a basso consumo, riconvertendo per esempio un'imbarcazione diesel in un ibrido e riprogettando la cella frigorifera. Qui vedete l'esempio in laguna di una gondola con queste caratteristiche. Oppure Casper che ha introdotto veicoli elettrici per la consegna nel centro storico il Last Mile. Quindi l'ultimo mezzo gestito con mezzi ovviamente compatibili per rispondere alle esigenze, peraltro eh, prescritte e agevolate da parte della riduzione dell'inquinamento nei centri urbani. Oppure, vedete, Campari che ha impiegato l'intermodalità, quindi qui il trasporto entra in gioco la ferrovia, il trasporto su gomma, il trasporto su nave con sistemi intermodali eh, riducendo al massimo l'utilizzo del trasporto su gomma. Oppure ridagna flussi rivisti di approvvigionamento saltando stoccaggi intermedi per lo zucchero sfuso, quindi rivedendo la rete in ottica di ottimizzazione dal punto di vista della logistica complessivamente intesa. Oppure vedete l'evoluzione di Conad dal grafico di sinistra al grafico di destra. Cosa succede? Ci sono degli hub nazionali de dedicati alle varie tipologie di prodotto. E poi gli hub a questo punto effettuano servizi di cross-docking dei prodotti verso i eh, centri di eh, stoccaggio regionali. Cosa vuol dire cross-docking? coordinamento delle margini di entrata e delle disposizioni e delle in modo da evitare lo stoccaggio intermedio. È un just in time applicato alla fase distributiva. Allora, se noi dovessimo cercare una sintesi da questo punto di vista, tra presente e futuro, le transizioni della logistica green, questo grafico ci fa capire usando due categorie. Da un lato abbiamo sulla sede della scissa le barriere all'adozione di determinate soluzioni e dall'altra parte i migliori risultati attesi in termini di impatto. Allora, vedete che sono tantissime le soluzioni che entrano in gioco. Pensate ai droni, per esempio. No? Si parla molto dei droni per una consegna personalizzata. Allora, i droni sono nella parte abbastanza elevata dal punto di vista delle barriere, so, all'opposto c'è il fatto di ripensare le consegne o educare eh, i drivers attraverso la formazione, cose più semplici, qui stiamo andando verso sinistra, quindi cose più difficili da fare, però il cui impatto è limitato. I droni evidentemente non è che sono in grado di trasformare radicalmente in termini di sostenibilità la logistica. Ovviamente invece quello che si chiama internet fisico che non è internet delle cose, l'internet delle cose è legato a industria 4.0 e la possibilità di contenere informazioni. Il physical internet invece è qualcosa che va oltre e che consente di avere degli elementi attraverso cui Uh, Internet diventa davvero un veicolo per uh, la gestione di prodotti di natura diversa e che in internalizza molti degli elementi legati poi alla piena tracciabilità. Ecco, vedete, quello ha un impatto molto rilevante, però è una prospettiva più futuribile. Dentro queste trasformazioni un ruolo importante per la nostra prospettiva dell'economia circolare ce l'ha la reverse logistic. Quindi prima abbiamo visto gli esempi di aziende che vanno a consegnare i eh, prodotti a pieno carico. Nella reverse logistic noi ci preoccupiamo di farli tornare anche indietro carichi. E quando avviene? Allora, ovviamente questo avviene quando o noi abbiamo già costruito un sistema dal design del prodotto, per cui i nostri prodotti sono disassemblabili, li recuperiamo a fine uso per riportarli in produzione e fare quello che si chiama remanufacturing, quindi riproduciamo un prodotto con alcune componenti durevoli che sono ancora utilizzabili e ci limitiamo a sostituire quelle componenti, deve essere un prodotto disassemblabile ovviamente per eh, rinnovarne l'uso, so, un telefonino effettivamente disassemblabile in cui mi si è rotto il vetro e in modo molto semplice mi sostituiscono il vetro, cosa oggi è tutt'altro che facile, come ben sappiamo. Oppure la prospettiva in cui insieme, e qui entra in gioco la logica della collaborazione, più attori si preoccupano di far sì che i mezzi che fanno la consegna con tutte le ottimizzazioni che abbiamo visto prima possano ritornare a servire più attori nella logica uh, di logistica inversa. E questo ovviamente non obbliga ad avere dei volumi tali da saturare la capacità di carico individualmente, ma può consentire attraverso sistemi sempre gestiti con l'informatica uh, di arrivare a un'ottimizzazione congiunta in questo processo, infatti, è processo di pianificazione, implementazione, controllo per gestire il flusso dei materiali in modo efficiente anche nella prospettiva di multiattore. Questa è una rappresentazione più classica, vedete, della eh, logistica inversa, avete le materie prime, il manufacturing, la distribuzione, eh, l'intervento l'acquisto da parte del consumatore eh, il ritorno del prodotto e lo smaltimento. La logica è questo: che vada verso recovery facilities, quindi eh, impianti di recupero per ritornare dentro il manufacturing, è quella che abbiamo descritto precedentemente. Un caso interessante da questo punto di vista è eh, l'esempio dei resi nell'e-commerce. Noi abbiamo visto sempre durante quest'ultimo periodo una fortissima crescita dell'e-commerce. L'e-commerce ha trasformato in modo radicale anche alcune tendenze. Per esempio, il tema degli imballaggi è cambiato dal punto di vista della gestione e anche dal punto di vista poi della gestione del ciclo di vita dei, eh, dei rifiuti complessivamente intesi. Allora, qui noi abbiamo la possibilità, nel momento in cui cresce molto l'e-commerce, di capire come si gestisce quel famoso ultimo miglio di cui prima abbiamo visto semplicemente l'innovazione nella logistica. C'è la possibilità, vedete, di usare diverse opzioni, soprattutto con riferimento a un fenomeno importante dell'e-commerce. L'e-commerce accresce la possibilità dei resi in maniera molto significativa. Se voi acquistate un prodotto su un punto vendita, in linea di massima il prodotto che avete scelto è quello che corrisponde alle vostre attese. Se lo ordinate via internet, eh, al di là di chi lo fa quasi ad hoc, eh, la scelta poi di una restituzione. Eh, maggiore per tanti motivi, però in generale la percentuale di resi è molto, molto elevata. Come si fa? Allora, per esempio, lì un'opzione interessante è quella che il corriere lo riprende a domicilio, è la più semplice dal punto di vista del funzionamento. Ma ci sono anche altre modalità eh, che consentono di utilizzare dei soggetti intermedi, la posta, le edicole e quant'altro. Ecco, vedete alcuni attori da questo punto di vista, DHL, un attore classico delle consegne, ha inserito la logica green direttamente attraverso la nella propria strategia e poi nella propria strategia puntuale sulla smile, Mission, mission 2050 e Go Green. Poste Italiane, attore interessantissimo dal punto di vista della sostenibilità, non dimentichiamoci che Poste Italiane è l'azienda che dà più lavoro. Dal punto di vista numerico, in Italia è la più grande. Dal punto di vista del numero di dipendenti, con una capillarità nel territorio molto importante. E quindi, rispetto a, ad esempio all'e-commerce, all è quella che è capace di arrivare nei luoghi più sperduti del nostro paese. Ecco, Poste Italiane si, si è proposto come partner anche di alcuni attori globali per l'ultimo miglio, proprio per questa sua capillarità e anche molto ambita. E nella sua strategia di sostenibilità sta cercando di capire quanto le conviene gestire direttamente e quanto può farlo in partnership con alcuni importanti player dell'e-commerce. E poi ci sono piccole imprese, qui andiamo nella logica delle soluzioni che poi possono essere messe in campo che si sono inventati dei nuovi modelli di business in quest'ottica. Ad esempio, piccole imprese che hanno approfittato del fatto che il reso potesse diventare un elemento chiave nell'offerta commerciale per mandare alternative diverse quando sei organizzato bene dire benissimo e ti mando cinque prodotti scegli quale tenerti e altre soluzioni ovviamente di questo tipo ci sono in questo campo è un altro aspetto interessantissimo poi attori che stanno specializzandosi nel recupero dell'imballaggio. Allora l'imballaggio che ti arriva è un imballaggio che tu ha, ah, puoi utilizzare perché diventa una forma di stoccaggio, non so, dei vestiti a casa tua, tutti abbiamo, sempre pieni di scatole, no? fatte bene, oppure totalmente pieghevole, con già previsto il rinvio, viene mandata via posta e torna alla, allo spedizionere, che a questo punto lo riutilizza. Quindi l'idea dell'imballaggio riutilizzabile. Qui vedete come poi si passa, abbiamo parlato soprattutto di logistica, al supply chain management, quindi questa visione complessiva più ampia. Cos'è una supply chain? È una rete di organizzazioni connesse e interdipendenti che lavorano insieme in modo cooperativo, vedete come si sposa con la logica della simbiosi industriale su cui noi andiamo a lavorare. Per controllare, gestire e migliorare il flusso di materiali e di informazioni dai fornitori di materie prime al consumatore. Questa è una definizione classica. Sotto ne avete un'altra. Comunque, per farci capire che noi possiamo avere eh, metafore diverse, la catena di fornitura è un certo tipo di metafora, in altri casi è un network, una rete. Perché questa prospettiva? è importante, perché in realtà noi ci troviamo a gestire qua dentro un valore importantissimo. Pensate cosa vuol dire avere un magazzino fermo. Oggi possiamo dire anche cosa vuol dire avere un magazzino vuoto, tutte le difficoltà di approvvigionamento che dicevamo prima, quindi non c'è mai la soluzione ottimale in termini di estremi. E quindi il capitale circolante operativo, lì ne vedete la definizione Deve essere capace di conciliare il trade-off tra capacità di risposta della produzione ai picchi di domanda e il capitale immobilizzato e inutilizzato. Questo è un aspetto molto importante dal punto di vista dell'efficienza. Ovviamente per noi l'efficienza in chiave più di sostenibilità è anche il fatto che lì c'è del materiale che sta fermo. In periodi di risorse scarse, l'ottimizzazione dei flussi è anche questo tipo di valenza. Al di là delle scadenze, eh, pensate per i prodotti alimentari e degli sprechi. Tutti i flussi di scorte hanno la stessa importanza? In realtà, non esattamente. Questa è una matrice molto nota, la troveremo nelle prossime slide più volte, si chiama matrice di Kralich. Cos'è la matrice di Kralich? È uno strumento semplice ma utilizzatissimo nel campo del supply chain management. Che ci dice attenzione, tu puoi caratterizzare in maniera diversa le tipologie di materiali perché alcuni sono meno importanti per te. Quindi, nella gestione, non hai bisogno di particolari strategie. Puoi anche decidere che usi un approccio nero di tipo commerciale, acquisto al prezzo più basso. Sono componenti non chiave, e quindi, anche dal punto di vista poi delle strategie di stoccaggio posso andare con tranquillità. Siamo nel quadrante 1, vedete, bassa rilevanza degli acquisti e bassa complessità del mercato di forniture. Vedete, I criteri di valutazione sono anche indicati, ovviamente è il valore intrinseco del prodotto per il primo, e la difficoltà del riferimento e soprattutto nella seconda dimensione. Se ci spostiamo in alto a sinistra, aumenta il valore intrinseco, il contenuto sul valore aggiunto. Il componente e lì devo avere una strategia di gestione dei materiali. Stando attento, per esempio, alla loro disponibilità. Dall'altra parte, invece, c'è la gestione delle forniture. Questi diventano elementi che possono essere i cosiddetti bottleneck, colli di bottiglia. E quindi, qual è la strategia? Tendenzialmente per contratti di lungo termine per averli a disposizione. Pensate oggi a alcuni materiali rari. Se ce li ho, ho la possibilità di continuare a gestire la mia produzione secondo determinate modalità. Mi cominciamo a diventare. A entrare in una dimensione rilevante. Quando tutti e due gli aspetti, contenuto, il peso sul valore aggiunto, quindi il contenuto di valore e la difficoltà di approvvigionamento sono alti, siamo nella gestione strategica della catena di fornitura. È qui che si ragiona in termini di supply chain. Ci si focalizza su prodotti strategici, orizzonte temporale fino a dieci anni, eccetera, eccetera. Non voglio entrare troppo nel merito, però questa distinzione tra tipologie dei materiali e aspetti strategici, poi lo riporteremo alla logica dei materiali circolari. Ovviamente, nel procedere, sia dal lato della logistica, ma soprattutto in questa logica più estesa della supply chain, si passa, vedete, da una configurazione più semplice, c'è cioè l'organizzazione, ci sono i fornitori, c'è cioè il cliente, a una logica molto articolata, che è quella che vedete sotto, in cui entrano in gioco terze parti, entrano in gioco dinamiche di rapporto col mercato, con intermediari, entrano in gioco intermediari finanziari nelle fasi anche di approvvigionamento. Qui vedete i diversi livelli, quelli che accennavamo precedentemente, quindi fornitori di primo livello, di secondo livello, noi abbiamo detto anche di terzo livello se si vuole: dove l'interfaccia dell'impresa è con gli interlocutori di primo livello. Questo vale anche per la clientela. Quali sono le tappe dell'evoluzione del supply chain management? Nella prima configurazione semplice si parlava soprattutto di distribuzione fisica, quindi il tema era trasporto e immagazzinaggio. Con la logistica integrata abbiamo detto che entra in gioco la fase di produzione, come abbiamo visto nel filmato. No? Quindi c'è dentro anche il manufacturing e tutta la parte di gestione ordini. Quindi, per esempio, in una prospettiva eh, di economia circolare, tendenzialmente io cercherò di avere una gestione ordine che mi richiama just in time la componentistica nel momento in cui io ho già avuto l'ordine cosa che oggi è sempre più frequente. Supply Chain Management arriviamo dalla scelta delle materie prime, dall'upstream, e viene da dire poi quando parleremo della logica circolare, materie prime nella prospettiva della circolarità, fino alla customer satisfaction, che nella prospettiva della circolarità vuol dire customer engagement, il consumatore diventa un elemento chiave di questi processi, anticipo alcune delle cose che poi riguardano l'ultima parte della presentazione, così ottimizziamo il, il tempo anche perché vedete quarta fase green supply chain management o sustainable supply chain management c'è un po' di differenza perché green è prevalentemente componente ambientale, supply chain management entra anche la componente sociale entra in gioco l'ambiente e la sostenibilità in altri da un altro punto di vista, quella logica che abbiamo già visto di coordinamento interfunzionale fa sì che la disciplina del supply chain management in tutte quelle quattro accezioni, quindi noi leggiamolo già con la quarta, se volete, fa passare la prospettiva dallo scambio di merci semplicemente allo scambio di informazioni e quindi pensate quanto la dematerializzazione con internet entra in gioco in questa logica. Dalla transazione sul mercato alle partnership, le cose si fanno insieme in collaborazione, dalla logistica al governo delle relazioni in rete. L'articolato più complesso, che in un'ogica di simbiosi industriale, ovviamente, poi trova la sua applicazione. Bene, anche qua per lasciarvi traccia di tutto, diamo anche una definizione di supply chain management. L'obiettivo primario è integrare e gestire la fonte, il flusso e il controllo della materia usando una prospettiva di sistema. Anche qui, leggendola, secondo la nostra chiave, la materia è anche l'ottimizzazione dell'uso della risorsa. E quindi quella è la definizione di supply chain management. È una filosofia di management, il che vuol dire? Sotto c'è un approccio sistemico, vi è un orientamento strategico per sincronizzare e far convergere le, le capacità operative strategiche tra le diverse imprese, eh, lo sottolineo perché anche questa è una connessione forte con la simbiosi industriale, vi è una focalizzazione sul cliente, quindi il cliente entra in gioco da questo punto di vista. Vedete lì il caso della supply chain eh, della produzione petrolifera, vedete si parte dall'esplorazione, produzione le pipeline per il trasporto del greggio, le navi che lo trasportano, il training, la raffinazione, quindi il processo di trasformazione, le pipelines del prodotto, quindi della benzina, dei gasoli e quant'altro, i terminali di storage, la distribuzione del prodotto, i mercati industriali e i mercati commerciali. Vedete il retail che va sotto, che è quello invece che noi vediamo che è il distributore. Cosa vuol dire ripensare a questa catena di fornitura dal punto di vista della circolarità? Ovviamente, mille implicazioni in tutte le fasi. Cosa vuol dire farlo in un'ottica di simbiosi industriale? Vuol dire che il ragionamento sull'approvvigionamento della disponibilità, diciamo. Uh, di prodotti petroliferi, però anche delle alternative ai prodotti petroliferi, sarà visto su una scala territoriale in termini di ottimizzazione. Questo è troppo complesso per descriverlo nel dettaglio. Vedete come il flusso informativo si interseca con tutte le funzioni aziendali e con le fasi chiave, quindi i processi chiave della supply chain: CRM. Il rapporto col mercato, quindi i sistemi anche software di customer relationship management, la logica del servizio, la logica della gestione degli ordini della loro invasione, fino alla gestione dei resi, di cui prima abbiamo visto un'applicazione specifica nel caso del commercio elettronico. Anche qua, tanto per ricordare alcuni elementi in termini di attività chiave che riprendono i concetti che abbiamo già visto prima. Quindi dalla logistica alla supply chain management si aggiungono ulteriormente prospettive di integrazione, di gestione condivisa di rischi e benefici, di cooperazione, di condivisione di informazioni e di relazioni di lungo termine. Quindi tutte chiavi di lettura che nella simbiosi industriale sono fortemente presenti. Anche qua l'evoluzione gli step del processo di integrazione, vedete qui il gioco è opposto, prima avevamo da una linea 3 alla complessità della gestione logistica, qui nella supply chain invece avviene l'opposto, dalla separazione tra gestione dei fornitori, eh, del procurement, del controllo dei materiali, eccetera, eccetera, fino all'interna supply chain che le mette insieme tutte. Perché qui si valorizza l'integrazione. Qualche esempio. Questo è un esempio relativo all'offerta di telefonini eh, su scala globale, una sfida dal punto di vista della gestione integrata della supply chain particolarmente significativa. Questo è quello dei computer, dei laptop, in cui avete un lungo elenco di tutti gli aspetti relativi alle materie in entrata, vedete. Lì ci sono diverse tipologie di suppliers, è un po' la logica che vedevamo prima, no? Commodity vuol dire sono quelli non chiave, non chi, non di primo livello. I sub assembly suppliers sono invece quelli che danno delle componenti integrate e sono i fornitori di primo livello. Si arriva all'assemblaggio del laptop e poi i canali distributivi. Se vogliamo tradurre questa rappresentazione grafica anche qui nella storia di alcune delle imprese in questo campo, una delle imprese che più fortemente si è orientata in questa logica di gestione della supply chain è Dell. Dell è stata una delle prime aziende a produrre computer su richiesta diretta del consumatore. Voi chiedevate un computer con quelle caratteristiche, veniva assemblato e quindi tutto l'ordine alla catena di fornitura veniva dato nel momento in cui voi volevate un prodotto con quelle caratteristiche, quindi personalizzato. Oggi cosa fa Dell? Dell ha associato a questa prospettiva della personalizzazione del prodotto un'attenzione spinta alla sostenibilità del prodotto, alla componente green del prodotto. E quindi ha inserito in tutti gli aspetti, tra le alternative che vengono fornite come scelta al consumatore, componenti e soluzioni green. Se il consumatore li sceglie, a quel punto tutta la catena di fornitore si muove in, quel, in quella logica. Questo è un aspetto interessante perché è ovvio che c'è bisogno di un consumatore sensibile e proattivo. Se lui fa certe scelte, io gli dico cosa gli costa, per esempio, far sì che la catena eh, di fornitura presti attenzione alle condizioni dei lavoratori. Andiamo su una dimensione sociale per non citare solo quelle ambientali. Sa quanto paga. A quel punto eh, però può essere un eh, attore fondamentale dei processi di greening. Qui vedete un'ulteriore evoluzione, perché ci sono diverse composizioni, però le piattaforme di fatto, di, si dice prodotti come Barbie, eh, sono quelle in cui si arriva a gestire in maniera più integrata anche il processo di design connesso al supply chain management. Perché poi noi sappiamo che la gestione della catena di fornitura, e l'abbiamo detto, in ottica di economia circolare parte dalla progettazione. Quindi se progettiamo in un certo modo eh, avremo determinate soluzioni. Però anche l'architettura modulare è una soluzione interessante perché io lavoro per moduli. I moduli sono disassemblabili e riassemblabili, oppure invece quella più complessa da gestire l'architettura integrale come puzzle, qui rivedete la matrice di Kralic, però. Proviamo a questo punto a considerarla nella prospettiva più ambientale. Cosa vuol dire far sì che quei materiali strategici, vedete materiali rari o di grande valore, ad alto impatto, pochi fornitori, in cui cercare di garantirsi un approvvigionamento di lungo periodo, quando lì dentro c'è un contenuto importante di valore ambientale e di sostenibilità. Allora, prima di provare a popolare la matrice di Claric nell'ultimo quarto d'ora con un po' di considerazioni, facciamo un altro esempio. Questo è un esempio che ci porta fuori dal settore manifatturiero, perché anche l'agriindustria è rilevante nella nostra logica. Allora, in barilla la supply chain è sempre stata considerata molto importante. Pensiamo in una logica simil-manifatturiera. La materia prima chiave per il prodotto chiave di Barilla, che è la pasta, è il grano duro. Dovendo produrre su larga scala, Barilla è un produttore su larga scala, in passato cosa aveva fatto? Aveva bisogno di grano duro con determinate caratteristiche qualitative, elevate e tendenzialmente sempre uguali. Dove trovava questa, questo prodotto? soprattutto nei luoghi in cui c'erano grandissimi appezzamenti e si poteva produrre in modo intensivo e su larghissima scala. Esempio? Canada. Un decennio fa la maggior parte del grano duro eh, utilizzato da Barilla era importato dal Canada. Poi Barilla ha cominciato a studiare dal punto di vista ambientale queste scelte, usando l'LCA, Life Cycle Analysis, che abbiamo incrociato diverse volte nei ragionamenti che abbiamo fatto sull'economia circolare. L'ha considerato su tutta la sua supply chain, stiamo parlando di 1200 supplier in tutto il mondo, e è arrivata... Applicare la prospettiva del sustainable e integrated supply chain, quindi quella che abbiamo appena visto. Cosa è accaduto? Ha rivisto la sua strategia, quindi Barilla Sustainable Farming Map. Qui vedete la mappatura delle aziende agricole che producevano grano, ha introdotto una serie di elementi, vedete, da un decennio, con progetti pilota per cercare di considerare congiuntamente gli aspetti di qualità del prodotto con gli aspetti di sostenibilità del prodotto e in Italia, Pigliera Corta, ha cercato di attivare un processo proprio pilota per l'engagement dei fornitori, quindi delle imprese agricole. Aveva acquisito un po' di esperienze sul fatto che il grano duro prodotto in modo intensivo Aveva comunque delle controindicazioni dal punto di vista qualitativo perché si ipersfruttava il terreno, questo ce lo insegnano i, i latini, no? Varone con de, de Agricoltura, ci diceva fate la rotazione, fate il set aside, quindi amaggese, no? lasciate per un anno, eccetera, eccetera, perché il terreno ha bisogno di rigenerarsi e di varietà, sperimentazione anche di queste cose. Ve la faccio breve. Il risultato è stato che ha rivisto completamente la propria, saprei eh, scegli. Oggi la saprei c'è di Barilla, a molta Italia, a molta Emilia Romagna, quindi molta filiera corta, con soluzioni integrate, fatte insieme, in maniera tale da garantire la possibilità, vedete, di migliorare le performance. Di sotto vedete i benefici della rotazione delle colture i benefici nell'utilizzo del grano duro, anche dal punto di vista qualitativo, fino a arrivare a questi elementi di supporto. Questo è un handbook per la sostenibile coltivazione della qualità del eh, grano duro. È stato creato un sistema di supporto alle decisioni per gli agricoltori per aiutarli a decidere anche sulla base dei cambiamenti climatici quando, come coltivare per arrivare a uh, garantire da un lato a varilla la qualità indispensabile della materia prima ma dall'altra anche modelli che fossero sostenibili da tutti i punti di vista anche per la sostenibilità economica degli agricoltori questa so, è un'evoluzione molto interessante tra l'altro che si è accompagnata col fatto che da quel prodotto standardizzato di cui parlavamo se oggi andate in un supermercato anche Mariella, ma soprattutto i suoi concorrenti, hanno una grandissima varietà di paste. E quindi c'è stato bisogno anche di andare a ragionare di tipologie di materie prime diverse, oltre che di modi di produrre la pasta differenti. A questo punto, dopo l'esemplificazione, ritorniamo alla nostra matrice di Kralice Noi possiamo avere un contributo ambientale elevato, medio o basso delle diverse tipologie di materiali, non è detto che solo quelli strategici siano quelli dove si concentra il maggior impatto. Quindi è come se introducessimo una dimensione ulteriore nel ragionamento eh, della, della matrice di Kralic. Vedete, nel caso dei materiali non critici, può darsi che noi ci poniamo per esempio un problema di sostituzione di determinati materiali. Che hanno un atto impatto con altri che hanno un basso impatto, può darsi che questo sposti il materiale da non critico a materiale strategico. Diciamo che in generale, comunque, abbiamo la possibilità, per le strategie che esistono in questo campo, di mettere più concorrenti in, eh, in concorrenza tra di loro, più fornitori e dire: il fornitore che mi dà di più dal punto di vista della sostenibilità, eh, oltre all'aspetto del prezzo, che ho già considerato. Diventa un evento selettivo. Quindi, vendor list selettiva. Questo è il modo per agire in questa direzione. A effetto leva, io posso provare a premiare i fornitori che sono capaci di introdurre un maggiore valore aggiunto di tipo ambientale, sviluppando a questo punto dei rapporti di fidelizzazione. e Lì ci sono alcuni dei criteri con cui posso agire in quella direzione. Coi colli di bottiglia, in realtà, la logica è di riinternalizzazione, cioè se io non trovo delle capacità specifiche in quei pochi fornitori critici dal punto di vista ambientale, posso decidere che a questo punto è un motivo in più per fare reintegrazione eh, verticale, oppure ovviamente posso sviluppare accordi partnership dopo aver sensibilizzato e informato i fornitori, qua la coincidenza e diretta esistono già rapporti strategici. I rapporti strategici incorporano nella logica del co-makership della coprogettazione di progetti comuni, eh, di partnership. E in alcuni casi, se il rapporto di forze eh, lo consente, quindi sono più piccoli di noi perché capita che invece fornitori strategici siano più grandi di noi, un supporto e un accompagnamento verso questo tipo di crescita. Ma qui ci sono altre considerazioni, sempre per far capire come lo strumento poi possa servire nell'accompagnare le scelte strategiche. Qui una traduzione dello schema, per esempio, in cui si capisce che nella parte destra facciamo molto più co-design, in partnership, progetti comuni, mentre sul lato di sinistra usiamo più gli strumenti di certificazione per avere determinate... Garanzie, più andiamo verso l'alto, più abbiamo bisogno di agire in una logica di coinvolgimento volontario e più siamo sul basso possiamo usare strumenti più di natura obbligatoria. Interessante poi vedere anche i movimenti perché tendenzialmente si arriva al quadrante in alto sia passando attraverso la collaborazione che abbiamo detto quando l'ho raggiunto è importante, mentre tendenzialmente dai colli di bottiglia si cerca di fare un'operazione di ridurne la criticità se ci riusciamo. Lasciamo perdere la parte sulla distribuzione perché eh, meriterebbe anche questa un'analisi, ma nel nostro progetto la parte verso il mercato eh, sarà in prima istanza considerata meno, quindi casomai la recupereremo al momento giusto. Volevo però farvi vedere un altro esempio da questo punto di vista: quando per un'azienda industriale la parte commerciale pesa tantissimo. Questo è il caso di Luxottica e vedete che eh, nel commercio degli occhiali, dopo un'analisi del ciclo di vita ovviamente, si scopre che i negozi pesano per quasi la metà dell'impatto ambientale. Quando scopri questa cosa, e l'analisi del ciclo di vita a questo serve, ovviamente tu concentrai un'attenzione particolare nel capire come puoi ripensare la logistica, eh, il rapporto strategico con i punti vendita. Per far sì che l'impatto ambientale venga da questo punto di vista eh, ridotto. E quindi vedete, store operation, tutta una serie di cose che sono legate al punto vendita. Questo è un altro esempio, invece, su un campo in cui la parte più importante sta nel modo attraverso il quale noi gestiamo i materiali nelle costruzioni. Sapete che. Il tema della rigenerazione tra l'altro nella città come milano è un tema assolutamente cruciale abbiamo bisogno di essere capaci di riusare i materiali di scarto eh, presenti nelle costruzioni questo è l'esempio più semplice di tutti eh, stiamo parlando del, del cemento eh, re con zero è una soluzione di, di, di mapei quindi di un'azienda Uh, del settore chimico applicato alle costruzioni che semplicemente consente di recuperare il materiale di scarto quello che rimane dentro una betoniera per fare un esempio con un additivo si riutilizza per rifare cemento vedete tutti i benefici che ciò comporta questo è l'ultimo passaggio ma in realtà nel presentare le cose l'abbiamo già fatto quindi posso andare molto più veloce in quest'ottica come si arriva dalla catena di approvvigionamento alla gestione della catena di approvvigionamento a ciclo chiuso. Perché poi, ovviamente, nell'ottica dell'economia circolare e della simbiosi industriale, la chiusura del ciclo per noi è particolarmente significativa. Vado velocissimo su questi eh, grafici. Vedete? Quando noi parliamo di Green Supply Chain Management, vuol dire che stiamo integrando il Life Cycle Thinking, l'abbiamo già fatto con i riferimenti di prima, l'LCA come strumento, in realtà eh, ci accompagna nel ripensare al ciclo di vita complessivamente inteso per capire dove concentrare maggiormente la nostra attenzione, ma soprattutto come si interconnettono le diverse fasi, dalla scelta delle materie prime alla progettazione fino al riciclo. Scoplo quindi del uh, Green Supply Chain Management è quello di minimizzare e eliminare tutti i possibili scarti lungo la catena di fornitura. E tra l'altro ci accompagna no? in quella logica di analisi della circolarità, quella che abbiamo visto nel primo progetto col check-up, no? in cui andavamo proprio a misurare questi aspetti. Queste sono alcune delle ricadute, li vedete, tornano le R. della il redesign, il reduce, il recycle, il remanufacture, eccetera, eccetera. Reverse logistic, l'abbiamo vista prima. Ci sono molteplici approcci da questo punto di vista. Se nel progetto precedente ci siamo concentrati più sul tema dell'eco design, con questo ci concentriamo più sull'industrial ecology e sull'industrial symbiosis. Questo non vuol dire che poi ciò non chiama in causa i sistemi di gestione ambientale, le logiche di product stewardship e di extended producer responsibility, quindi la responsabilità estesa del produttore sul prodotto e l'uso di strumenti come l'LCA. Dentro tutto ciò ci porta in questa prospettiva del green supply chain management. Ultimo passaggio, dal ciclo chiuso all'approvvigionamento circolare anche qui di fatto abbiamo già fatto tutte le premesse abbiamo semplicemente qui le definizioni quindi il circular supply chain diventa ed è connesso a quello che dicevamo prima l'integrazione del circular thinking nella gestione della catena di approvvigionamento degli ecosistemi naturali e industriali circostanti quindi entrerebbero anche in gioco gli aspetti legati per esempio a un'area Industriale con la biodiversità e gli ecosistemi collegati, soprattutto se poi sono fornitori di servizi ecosistemici. Ripristina sistematicamente i materiali tecnici e rigenera i materiali biologici in una prospettiva zero sprechi attraverso l'innovazione a livello di sistema dei modelli di business e nelle funzioni della catena di approvvigionamento, dalla progettazione di prodotti e servizi alla fine del ciclo di vita e alla gestione dei rifiuti, coinvolgendo tutte le parti interessate compresi i produttori di componenti, prodotti, fornitori di servizi, consumatori e utenti nel ciclo di vita del prodotto servizio. Allora, applicate questa definizione, ritorniamo alle immagini di prima solo per avere una rappresentazione territoriale classica della logica della simbiosi industriale. In un distretto in cui tutto ciò viene ad essere considerato in questa prospettiva, i diversi attori che Opera in una logica di simbiosi industriale, se la vogliamo in prospettiva evoluta, contribuiscono a questi risultati. E poi si possono oggettivamente misurare. Eh, queste sono le tre rappresentazioni di come si arriva all'ultima, che è quella che ci inter interessa: towards zero waste. Quindi andiamo verso la discarica zero di cui parlavamo nelle primissime slide, gestendo il ciclo di vita in questa prospettiva. Vedete le diverse risorse, vediamo l'energia nell'ultima rappresentazione, viene gestita in un afflusso dei materiali di tipo circolare. Questo è un modo per riassumere economia circolare e supply chain management che si integrano in due esempi classici. AquaFil, una delle aziende che si è più spinta strategicamente nella logica dell'economia circolare, o Cartiera Favini, uno dei eh, produttori più classici, in partnership con altri, peraltro, di carte eh, contenenti componenti riciclati. E li vedete come eh, rispondono, non a tutti, ma a molti degli elementi chiave che caratterizzano, poi, eh, la prospettiva della circolarità. Vedete dall'ottica del. Circular Supply Chain, Resource Recovery, Circular Inputs, sono i, i, primi, sono i business model uh, dell'economia circolare. Mi fermo qua perché in realtà eh, mi ero riproposto di recuperare almeno qualche minuto, sono soltanto due di quelli eh, molti che avevo a disposizione. Spero di avervi dato una panoramica complessiva. Lo scopo, come avete visto, era quello di condividere alcuni concetti e definizioni che sul tema della evoluzione della logistica e della supply chain si sono avuti tutti nella nostra prospettiva. Quindi dando grande enfasi agli aspetti di sostenibilità e di circolarità e soprattutto sottolineando le fortissime sinergie e collegamenti che esistono rispetto al tema della simbiosi industriale. E sul tema della simbiosi industriale, a questo punto lascio la parola a, a Filippo Corsini che si collega direttamente. Prego Filippo. Sì, buon pomeriggio a tutti, condividere lo schermo. dovreste vedere le slide uh, ancora buon pomeriggio a tutti la mia presentazione va un po' a um... Eh, eh, diciamo concludere eh, gli aspetti che abbiamo visto in relazione alla supply chain e le va a connettere con quelle che sono le tematiche eh, che affrontiamo nel progetto Sigma, che è un progetto sulla simbiosi industriale. E quindi l'obiettivo di questa presentazione è fondamentalmente andare a ehm, raccontarvi alcune supply chain di simbiosi industriale e andare a vedere quelli che sono gli strumenti che tendenzialmente vengono utilizzati per gestire supply chain eh, a diversi livelli di complessità. Io eh, non ripeto ancora che cos'è la simbiosi industriale, abbiamo già visto nelle altre presentazioni eh, l'ottica di condividere quelli che possono essere rifiuti o sottoprodotti tra imprese eh, appartenenti anche a settori diversi, ma abbiamo visto che la simbiosi industriale non è solo quella è condividere cascami energetici con servizi e, e eh, l'altra tematica della mia presentazione è il concetto di green supply chain che sposta l'attenzione no, sulle relazioni fra gli attori in una supply chain con l'obiettivo di andare a creare opportunità e creare benefici che possono essere di natura economica ma ovviamente anche ambientale come abbiamo visto dagli esempi della presentazione precedente quindi vedremo tutta una serie di esempi di supply chain partiremo da una supply chain molto semplice eh, che può essere definita una supply chain diretta con pochi fornitori e eh, diciamo eh, pochi clienti dall'altra parte fino a supply chain sempre più complesse dove le aziende si trovano a gestire fornitori fornitori fornitori, fornitori e, dall'altra parte eh, diverse tipologie di clienti e per gestire al meglio queste supply chain hanno utilizzato tutta una serie di eh, strumenti. Parleremo successivamente di un aspetto molto importante quando si parla in generale di economia circolare, ma in questo caso eh, anche in relazione alla supply chain, all'organizzazione della supply chain anche in ottica di simbiosi industriali che è il ruolo delle tecnologie. Anche in questo caso vedremo alcuni esempi di come le tecnologie possono essere utilizzate per gestire al meglio le relazioni in una supply chain e anche relazioni di simbiosi industriali. Concludo poi andando a illustrare quelli che sono altri fattori abilitanti che possono quindi facilitare o migliorare quelli che sono gli scambi e le relazioni in una supply chain eh, nell'ottica di, di simbiosi industriale. Parto con quelli che sono eh, appunto gli esempi che, che ho preparato per questa presentazione, eh, come dicevo prima, si parte da una supply chain molto semplice, una supply chain diretta. Eh, in questo caso vedete un'azienda americana, Greenind, che eh, ha instaurato un rapporto eh, di simbiosi industriale con un birrificio per ottenere quelli che sono i materiali di scarto del birrificio e produrre barrette di cereali. Eh, quindi i cereali esausti del birrificio Uh, entrano nel processo produttivo di questa azienda ReGrain che le utilizza per fare queste barrette. ReGrain commercializza queste barrette a marchio proprio e dall'altra parte della supply chain ha uh, una relazione in maniera preponderante con un unico birrificio che, uh, dalla quale ottiene grano sufficiente per realizzare i propri prodotti. Quindi una supply chain molto semplice. Uh, ovviamente quelli che sono i prodotti all'ingresso in di ReGrain non sono esclusivamente cereali, esausti o di beneficio ci sono altre materie prime, il zucchero, il miele eccetera però tuttavia l'azienda si trova a gestire una supply chain molto semplice eh, in logica, di industriale come capite bene ovviamente nel momento in cui l'azienda dovesse andare a eh, sperimentare nuove lavorazioni come sta facendo anche con altre tipologie di sottoprodotti come ad esempio le noci da, per la produzione di latte vegetale vinacce di uva si troverà a gestire una supply chain molto più complessa e eh, troverà, eh, avrà necessità di alcuni strumenti no, per gestire al meglio eh, la supply chain di simbologia industriale eh, in maniera eh, efficiente. Andiamo avanti con gli esempi di un'altra eh, una supply chain leggermente più complessa. In questo caso vedete un'azienda, un'azienda anche questa di piccole dimensioni che produce eh, calzature. Produce calzature utilizzando quelli che sono eh, materiali da simbiosi industriali, come possiamo definire, quindi sottoprodotti di alcune lavorazioni o rifiuti di altre industrie, fondamentalmente nel settore agroalimentare. Vedete che l'azienda. Lavora con diverse tipologie di materiale, quindi ha una supply chain in inglese, deve gestire delle relazioni con una serie di fornitori che, eh, per ottenere questi materiali, ad esempio materiali realizzati con eh, le foglie di scarto dell'ananas, eh, materiali eh, ricavati dalla biopolimerizzazione delle vinacce, oppure materiali ricavati dalla biopolimerizzazione di eh, torsoli di mela. In questo caso quindi si trova a gestire una catena di fornitura leggermente più complessa, eh, anche se dall'altra parte fondamentalmente eh, andando a commercializzare i prodotti a proprio marchio ha come cliente il cliente finale, quindi l'acquirente della scatola. In questo caso, per gestire al meglio la supply chain, l'azienda utilizza quelle che sono le certificazioni ambientali. Quindi, per snellire il processo di controllo di quelli che sono i fornitori, utilizza questa proxy della certificazione ambientale, andando a acquistare soltanto i materiali che eh, hanno una certificazione ambientale. Tra queste, ad esempio, eh, ricordiamo la certificazione EcoText, che è una certificazione eh, abbastanza importante per i materiali tessili. Supply chain sempre più complesse, quindi dove le relazioni iniziano a essere leggermente più complesse. Eh, questo è il caso di Favini, che veniva presentato anche nella presentazione precedente. Vedete che Favini ha avviato una serie di collaborazioni per utilizzare prodotti eh, materiali da simbiosi industriale per realizzare i propri prodotti. In particolare, eh, utilizza scarti di lavorazione del settore agricolo per realizzare carte di diverso tipo e ha instaurato tutta una serie di relazioni con quelli che sono alcuni dei suoi fornitori, che diventano i suoi clienti, eccetera. Vedete in questo caso come ad esempio Favini utilizzi ehm, quelli che sono i sottoprodotti eh, della produzione del cacao che produce Domori, li utilizza per realizzare carta, eh, quindi fatta con questo sottoprodotto della produzione del cacao, che rivende alla stessa Domori che la utilizza per realizzare confezioni per la vendita della cioccolata. Dall'altra parte, Favini ha instaurato la stessa relazione con Barilla, quindi lo scarto della produzione del grano, il sottoprodotto della produzione del grano, viene utilizzato per fare delle carte che poi vengono rivendute a Barilla che utilizza per alcuni suoi confezionamenti. Ovviamente Favini non realizza soltanto queste tipologie di prodotti, realizza diverse tipologie di, di carta e per gestire al meglio... La supply chain di questo tipo, quindi molto più complessa, utilizza eh, dei protocolli di selezione dei fornitori, quindi sviluppati internamente, dove si fa particolare attenzione a quella che è la tracciabilità del prodotto e a quelle che sono le certificazioni ambientali, proprio per gestire al meglio le relazioni alla supply chain e l'ingresso di alcuni materiali primi che servono per la produzione della eh, stessa fabbrica. Andiamo avanti nel... Gli esempi di supply chain e vediamo un esempio di supply chain ancora più complessa. Questo è l'esempio del parco industriale che vedevamo e abbiamo raccontato nel seminario precedente. In particolare faccio riferimento al parco industriale di Kalenburg. Quindi uno dei parchi industriali più conosciuti quando si parla di simbiosi industriale, vedete come in questo caso tutte le aziende che appartengono al parco industriale hanno instaurato relazioni di scambio con altre aziende di, di settori diversi e quindi le aziende si trovano a gestire le supply chain molto, molto complesse. Quindi fornitori, fornitori di fornitori, clienti, diverse tipologie di clienti, eccetera. Anche in questo caso, per gestire quelle che sono eh, le relazioni in una supply chain complessa come questa, è necessario l'utilizzo di strumenti che possono eh, venire in aiuto eh, a livello di ottimizzazione delle relazioni della supply chain. Eh, lo strumento che vi presento è uno degli strumenti che viene utilizzato all'interno del parco industriale di Kalenburg si chiama SCORE eh, questo è uno strumento per eh, la gestione ottimale della supply chain in questo caso ovviamente viene utilizzata per ottimizzare quelle che sono le relazioni di simbiosi industriale eh, l'acronimo SCORE sta per supply chain operation reference ed è quindi un modello che eh, ha l'obiettivo di effettuare innanzitutto una descrizione di quelli che sono i processi eh, gestionali, quindi i processi che vengono realizzati nelle aziende che partecipano e che si trovano nel parco industriale, eh, fare un quadro di quelle che sono le relazioni tra i processi, quindi come le aziende si parlano fra di loro e eh, soprattutto, punto 3 più importante, effettuare una misurazione delle quelle che sono le prestazioni dei processi. Ovvero, questo strumento mette in campo tutta una serie di indicatori che possono essere utilizzati per misurare l'efficienza delle relazioni di simbiosi industriali che sono all'interno del parco industriale. Abbiamo detto in altri eh, seminari, eh, lo ripeto qua, che le, la tematica della misurazione dell'economia circolare. È uno degli step principali per avviare un percorso di miglioramento della circolarità perché permette fondamentalmente di stabilire uno scenario base, quindi una performance base e capire dove andare a migliorare. In questo caso dove andare a migliorare quelli che sono i processi di simbiosi industriale, lo scambio di informazioni nella supply chain che può portare a un miglioramento quindi, eh, della circolarità. Uh, ovviamente, lo strumento mira anche a offrire quelli che possono essere dei suggerimenti gestionali uh, che possono quindi andare a migliorare le prestazioni complessive di tutta la supply chain. Come vedete, poi nella figura, eh, questo strumento permette quindi di ottimizzare tutte quelle che sono le relazioni all'interno della supply chain, partendo dai fornitori, fornitori, fornitori i fornitori dei fornitori, i clienti fino ai clienti dei clienti, quindi una supply chain molto complessa. Ovviamente eh, diciamo, approfondire eh, l'utilizzo di uno strumento di questo tipo è, è molto lungo. Se volete vi abbiamo messo un link eh, in basso che eh, potete visionare per approfondire il diciamo, funzionamento di questo strumento. Eh, parliamo a questo punto di tecnologie, come dicevo prima, tecnologie per la gestione della supply chain in ottica di... Uh, simbiosi industriale, sappiamo che le tecnologie sono un fattore abilitante per adottare strategie in generale di circolarità. Uh, in questa slide vedete rappresentate varie tipologie di tecnologie, da altre di printing, a uh, tecnologie più legate alla biologia, quindi all'architettura dei materiali. Tutte quelle tecnologie invece di tipo digitale, come l'Internet of Things, l'intelligenza artificiale, la eh, capacità di tracciare in tempo reale i flussi eh, di materiali che possono essere utilizzati, come dicevo prima, per ottimizzare la supply chain anche in ottica di eh, simbiosi industriali. Vediamo a questo punto alcuni esempi di come queste tecnologie possono essere utilizzate per gestire al meglio la supply chain di simbiosi industriale. Uh, primo esempio esempio di uh, come la tecnologia della blockchain può essere utile per uh, gestire la supply chain di simbiosi industriale. parliamo sempre più spesso della blockchain, ci sono sempre più progetti che mirano a testare queste tecnologie anche nell'ambito dell'economia circolare um, giusto due parole su che cos'è la blockchain, la blockchain è fondamentalmente un registro un distribuito che può essere uh, scritto ma anche visionato da tutti gli utenti che hanno l'autorizzazione a scrivere o visionare. Può essere quindi una supply chain aperta, quindi tutti gli utenti possono visionare e scrivere, può essere una, una blockchain chiusa dove soltanto gli utenti che hanno i permessi possono scrivere e visionare questi database. L'obiettivo in questo caso della blockchain è quello di efficientare quelli che sono eh, i flussi dei materiali, ma anche gli scambi di informazioni fra i soggetti di una filiera, una filiera di, eh, di simbiosi industriale. Nello specifico vedete come la blockchain sia stata implementata da queste aziende greche, eh, in particolare vedete la prima azienda che eh, produce ascensori e ha degli scarti di lavorazione in legno, il legno che utilizza per definire le finiture di alcuni ascensori, vedete un'azienda di smaltimento di rifiuti e vedete come questa azienda di smaltimento di rifiuti conferisce una parte dei propri rifiuti in legno a quest'altra azienda, Miloil, che li utilizza per produrre oli lubrificanti. In questo caso l'utilizzo della blockchain, come dicevo prima, ha l'obiettivo di ottimizzare quelle che sono le relazioni della filiera, i flussi informativi, proprio perché l'azienda nel mezzo, l'azienda di smaltimento dei rifiuti, si trova a eh, dover organizzare quelli che sono i ritiri e le consegne degli scarti di lavorazione in legno dell'azienda, ma anche quelli che sono gli scarti di lavorazione di altre aziende che poi conferisce a Miloil per produrre olio. In questo caso la blockchain quindi fornisce il tracciamento lungo tutta la filiera e dà anche indicazioni di come può essere ottimizzata la filiera e come, può essere come possono essere ottimizzati gli scambi. Altro aspetto della blockchain interessante perché attraverso la blockchain possono essere messi eh, effettuati questi smart contract che sono dei contratti eh, diciamo, informatici che vengono eseguiti al realizzarsi di determinate condizioni che sono programmate a priori, e permettono in questo caso di gestire in maniera ottimale anche la domanda e l'offerta di rifiuti in questa eh, supply chain. Ovviamente l'esempio della supply chain eh, gestita attraverso eh, la blockchain è un esempio molto ambizioso, è una tecnologia eh, sì, molto all'avanguardia, ma ancora non implementata eh, largamente, ci sono altri esempi di tecnologie che sono più alla portata delle aziende che eh, possono essere ut utilizzati sempre in ottica di ottimizzazione di quelle che sono le relazioni nella supply chain. Vedete questo il caso di come lo strumento del GIS possa essere utilizzato eh, alla stessa maniera per ottimizzare quelle che sono le relazioni fra le aziende. Nello specifico vedete come Recycling Group, quindi un'azienda dei Paesi Bassi che lavora nel riciclo dei materiali lapidei, eh, aveva la necessità di gestire rifiuti provenienti da diverse attività produttive, quindi flussi di natura diversa eh, che erano, eh, dovevano essere gestiti in maniera ottimale, altrimenti risultavano essere un costo per l'azienda. Attraverso l'utilizzo del GIS che ottimizza la logistica ma anche favorisce la condivisione delle informazioni in una rete di soggetti, l'azienda è riuscita a raddoppiare quelli che sono i materiali gestiti, aumentare le partnership, perché sempre più aziende sono state poi interessate a eh, sviluppare una partnership con Recycling Group e ridurre tutti quelli che sono i costi legati alla logistica. Altra tematica molto importante connessa alla tecnologia è quella delle piattaforme di scambio. In particolare questa slide mi serve per introdurre un concetto che approfondirò nelle slide successive, che è quello del passaporto di prodotto. In questa slide però vedete come una piattaforma online possa essere uno strumento tecnologico per avviare relazioni di simbiosi industriale e una supply chain di simbiosi industriale. Nello specifico vedete l'esempio anche in questo caso di una piattaforma olandese che attraverso alcuni step va a proporre dei match, quindi delle relazioni che possono essere instaurate fra aziende che lavorano in settori diversi in ottica di simbiosi industriale. Il primo passaggio in, in questa piattaforma è quello di identificare correttamente quelli che sono i materiali, i materiali a simbiosi industriale. Attraverso che cosa? uno strumento che viene chiamato in questo caso Resource Passport, una specie di passaporto, si sono inventati in questa piattaforma per avere informazioni complete su quelli che sono i materiali. Questo è solo il primo step, poi vedete che attraverso altri step, quali eh, la valutazione dei materiali e attraverso il matchmaking, si arriva a instaurare delle relazioni fra soggetti diversi per eh, la simbiosi industriale. Come dicevo prima, questa slide mi serve per introdurre... Un concetto che è quello del passaporto di prodotto, molto interessante. Il passaporto di prodotto, come dicevo prima, è un documento che eh, permette di identificare in maniera univoca un prodotto, fondamentalmente, o un materiale, e fondamentalmente di raccogliere tutta una serie di informazioni da tutti quelli che sono gli attori nella supply chain che lavorano questo prodotto. Um, in questo caso l'Unione Europea sta lavorando ad una iniziativa che si chiama Sustainable Product Initiative, che vuole andare a introdurre una normativa sul passaporto di prodotti. Come sta lavorando l'Unione Europea? Eh, come a valle del documento, l'Action Plan per l'economia circolare, che abbiamo presentato nel seminario precedente, dove vengono identificate quelle che sono le. Linee guida o eh, diciamo i, le, i settori in cui l'Unione Europea lavorerà per migliorare la circolarità: ha indetto una uh, un iniziativa, un'iniziativa per andare a creare delle policy e creare della, una normativa legata ai prodotti sostenibili. Uh, in questo momento siamo nella fase di consultazione, come vedete, quindi l'Unione Europea ha aperto una fase di consultazione con varie tipologie di stakeholder, aziende, consumatori, eccetera. A valle di questa fase di consultazione, e quindi tendenzialmente a fine 2021, andrà a proporre una normativa sui prodotti sostenibili che conterrà anche aspetti legati al passaporto di prodotto. Quindi introdurrà il passaporto di prodotto per alcune tipologie di prodotti. Ad oggi vengono menzionati nei documenti dell'Unione Europea i prodotti tessili, i prodotti eh, legati ai prodotti elettrici e elettronici, ma anche a produzione di cemento, a produzione di acciaio, eccetera, altre tipologie di materiali. Quali sono i benefici del passaporto di prodotto? Ovviamente fornire al pubblico informazioni su quella che è la sostenibilità di prodotti e componenti messi sul mercato fornire a tutti gli operatori economici informazioni sulla supply chain, promuovere anche operazioni di conservazione del valore che come vedete vanno da eh, operazioni di condivisione, operazioni legate alla logistica inversa, operazioni di riutilizzo, ma anche operazioni eh, legate al recupero di componenti e materiali in ottica di simbiosi industriale. Ovviamente uno dei benefici del passaporto di prodotto è quello di consentire a chi mette sul mercato i prodotti sostenibili di fornire informazioni ai consumatori sulla reale sostenibilità di questi prodotti, facendo anche vedere tutta la filiera che ha portato alla realizzazione di questi prodotti. Ovviamente quando parlo di consumatori parlo sia consumatori privati ma consumatori anche pubblici. Come dicevo all'inizio, ehm, le reazioni nella supply chain e nel supply chain di simbiosi industriali non ehm, beneficiano esclusivamente di tecnologie per essere realizzati, ma ci vogliono tutta un'altra serie di fattori abilitanti. Eh, alcune evidenze da alcuni progetti di simbiosi industriale sono poi presentati in questa slide dove si menziona il fatto che il convergimento del top management sia fondamentale per Definire quelli che sono i rapporti fra gli attori in una supply chain. Eh, ci deve essere fondamentalmente un allineamento eh, nella visione tra tutti i soggetti della supply chain, affinché appunto questa collaborazione funzioni. Ci deve essere una fiducia reciproca e eh, principi condivisi fra gli attori della supply chain, affinché appunto anche questa, in questo caso le relazioni funzionino. Altre evidenze mettono, eh, sottolineano il fatto come sia a volte necessario momenti di apprendimento collettivo, quindi eh, momenti in cui eh, si apprende quelli che sono i bisogni degli altri e quelli che possono essere i problemi strategici comuni affinché possano essere affrontati insieme. È incredibilmente utile in questa casa che ci siano degli strumenti di comunicazione no? che favoriscano questo apprendimento collettivo e che mettano anche in comunicazione i vari soggetti che possono facilitare le relazioni simbiosi industriali, quali a, eh, le stesse industrie, ma anche quelli che sono gli enti di regolamentazione, gli esperti ambientali, eccetera. Abbiamo visto inoltre come le tematiche legate alla logistica siano incredibilmente importanti nella gestione della supply chain. In ottica ambientale, ma ovviamente anche in ottica economica, e di come sia importante condividere le informazioni da supply chain. Per questo motivo, altri progetti suggeriscono che l'allineamento sugli strumenti di condivisione di informazioni è fondamentale, e maggiore è questo allineamento, maggiore sarà il, il successo dell'iniziativa. Ehm, andando a concludere, come dicevo prima, molti di questi strumenti, molte di queste capacità no, che servono a creare una relazione di simbiosi industriale, a gestire una supply chain di simbiosi industriale, da una supply chain semplice a cioè una supply chain sempre più complessa, eh, possono essere facilitati da un soggetto terzo che svolge, no, un ruolo chiave nel promuovere le relazioni di simbiosi industriale e gestire in generale la supply chain di simbiosi industriale. Abbiamo visto prima come sia necessaria fiducia fra gli attori, commitment stessa visione e questo soggetto che può essere un consorzio, un'associazione di categoria, come succede in molti eh, parchi industriali, come abbiamo visto nel seminario precedente, possa essere un attore incredibilmente importante. Questo soggetto, ad esempio, può fare da garante nell'azione della filiera, può gestire l'immagine eh, del, della collaborazione, quindi la supply chain, può facilitare quello di cui parlavo prima, l'apprendimento collettivo, ma può anche facilitare l'adozione di alcune tecnologie che possono essere implementate per gestire al meglio uh, il, uh, la condivisione di informazioni e la stessa supply chain, Un po mediare controversie e ovviamente costruire quella che è la fiducia tra le parti interessate. A questo punto io vi ringrazio dell'attenzione, abbiamo um, tuttavia pensato al questionario anche uh, affinché uh, fosse disponibile una una presentazione di un'azienda e eh, introduco l'azienda Giacalon che eh, produce prodotti per la cura della persona che eh, interverrà eh, successivamente in questo caso vedrete come l'azienda abbia instaurato tutta una serie di relazioni nella propria supply chain per andare a implementare tutta una serie di, az di azioni per il miglioramento di quella che è la circolarità dell'azienda quindi passo la parola alla dottoressa Giacalone. Grazie professor Corsini. Innanzitutto volevo ringraziare la Camera di Commercio di Milano Montserrat-Brianza Lodi per avermi invitato a disporre eh, l'impegno che ha Jaclon per quanto riguarda l'ambiente. Eh, vedremo insieme alcune slide. Eh, le prime slide saranno dedicate alla presentazione di Jaclon e dove noi operiamo. In grande distribuzione, eh, per poi vedere delle azioni semplici e concrete che abbiamo messo in atto all'interno dell'azienda e termineremo poi con la visione di alcuni progetti concreti che abbiamo portato avanti con alcuni nostri clienti della grande distribuzione. Uh, credo se la. Scusate, ma non, non vedo le slide. Può aiutare? Uh, no, forse no. Scusate, dalla regione mi possono dire se vedono qualcosa o se invece. Adesso le vediamo, eh. Perfetto, ok. Um... però non andare avanti. Inizio col presentare l'azienda. Dunque, Jacklon nasce nel 1930 ehm, eh, all'interno di un piccolo laboratorio a Milano eh, con la produzione di sali da bagno. Questi sali da bagno vengono poi venduti all'interno delle farmacie e delle drogherie, che erano poi i negozi che c'erano appunto intorno al 1930. Con l'entrata della eh, seconda generazione eh, l'azienda comincia a essere un pochino più strutturata, per cui c'è la prima eh, azienda vera e propria con una produzione, degli uffici, un laboratorio. E nel 1958 eh, iniziamo a lavorare con il primo supermercato che in Italia, come tutti noi sappiamo, è sedunga. Eh, nascerà poi la prima il, il primo grande magazzino UPIM e Jaclon sarà lì presente con i suoi prodotti. Negli anni 60 si affacciano alla, nella grande distribuzione i primi cash and carry e anche qui noi eh, siamo presenti con i nostri prodotti. Negli anni 70 in Italia si affacciano i primi discount italiani e anche qua eh, noi siamo presenti con, eh, con, con i nostri prodotti. Oggi siamo alla terza generazione, eh, questa è la nostra azienda eh, che è eh, a Concorrezzo, per cui in provincia di Monza e Brianza. I nostri prodotti. Eh, noi forniamo alla grande distribuzione prodotti che vanno dal body care, per cui baino schiuma, saponi liquidi, saponi intimi, eh, air care, tutto quello che riguarda il shampoo, balsami, maschere per capelli, baby care, prodotti per eh, i bambini appena nati, per cui da 1 a 3 anni eh, con prodotti biologici, e poi l'oral care. Questi prodotti vengono venduti sia come marchio Jaclon che con il marchio del distributore. Questo è un esempio del nostro parco clienti, per cui in Italia noi serviamo tutta la, la parte del mass market, per cui supermercati per mercati, una parte del canale professionale, eh, i discount e poi la parte dei drugstore e delle profumerie. Questo è un po' lo slogan che noi abbiamo preso come riferimento in azienda, per cui esiste qualcosa di unico e prezioso, ma facilmente alterabile nel suo equilibrio perfetto, qualcosa che la nostra azienda decide di preservare partendo da una serie di piccole azioni fino ad arrivare a scelte concrete più importanti. Eh, mi piace sottolineare ehm, le, le, le frasi di piccole azioni e scelte più concrete, perché poi adesso nell'andare avanti vedremo di cosa si tratta. Principalmente ci siamo posti tre obiettivi, per cui ridurre, riusare e riciclare. Per quanto riguarda eh, la parte del ridurre, la nostra ricerca e sviluppo è attivamente impegnata nella ricerca di materie eh, prime più sostenibili. Eh, ultimamente stiamo trattando con eh, dei eh, profumieri l'ambito appunto di essenze molto più biodegradabili nel momento in cui il consumatore utilizza il prodotto. Eh, All'interno della nostra società ad esempio noi eh, riutilizziamo le code di produzione tramite un protocollo che ci siamo dati di controllo. Sempre nell'ambito della riduzione cerchiamo eh, di utilizzare gran parte dell'energia che noi utilizziamo da fonti green e rinnovabili e qui entra in gioco naturalmente la scelta di un partner eh, che ci possa fornire questo tipo di eh, energia. Riuso. Per quanto riguarda anche il riuso, ehm, per quanto riguarda ad esempio i pallet che vengono utilizzati in azienda, i nostri pallet sono eh, pallet in legno che vengono poi eh, scambiati con i nostri fornitori o con i nostri clienti, eh, facilmente aggiustabili nel caso in cui all'interno dell'azienda abbiamo un laboratorio, nel caso in cui eh, si necessita di, di sistemazione. Inoltre con i nostri fornitori abbiamo attivato eh, soprattutto per i fornitori che ci forniscono eh, flaconi e eh, tappi, eh, il rientro del, del vassoio che loro ci forniscono come primo imballaggio. Questo dà, dà modo diciamo, eh, a noi di non smaltire cartone che a tutti gli effetti è un cartone perfetto ancora e a loro naturalmente di poter riutilizzare eh, lo stesso materiale. Stessa cosa viene eh, usata e utilizzata per quanto riguarda ehm, la posizione delle materie prime che vengono consegnate in, in fussi di metallo o in, in plastica. Eh, una volta che abbiamo terminato l'utilizzo di questo materiale, noi chiediamo al fornitore il rientro eh, del PEC a volte viene utilizzato direttamente dal fornitore che ci produce la materia prima, a volte viene consegnato ad aziende eh, specializzate che cercano di eh, riutilizzare il, il materiale eh, creando del, del, dell'altro materiale. All'interno della grande distribuzione ultimamente si parla tanto di eh, prodotti eh, 100% riciclabili e prodotti riciclati. riciclati. Um, mi piace uh, cioè, tentare di, di, di far capire bene la differenza tra le due cose uh, perché a volte ancora noi troviamo persone che non, non hanno bene inteso questo, questo discorso e cioè un flacone riciclabile molto spesso è un flacone che praticamente uh, implica un flacone di plastica vergine per cui l'utilizzo uh, di plastica vergine e di emissione di nuova plastica eh, all'interno del, del comparto. Un flacone invece riciclato è un flacone che può essere riciclato al 50, al 30, al 20, 30, 50, al 100%, eh, però questo ci, eh, ci aiuta a capire che questo flacone eh, non è composto solo eh, da plastica vergine nuova, ma appunto da, da, da un flacone eh, che invece è stato riciclato. Questo discorso della, del riciclo eh, è stato per noi, diciamo, la, la, prima, la prima scelta concreta, più importante, che abbiamo deciso di attuare in Geclo, per cui l'utilizzo di plastica riciclata. Uh, siamo state una delle prime aziende in Italia a utilizzare il PET quando è uscito sul mercato e adesso, mh, devo dire, siamo state una delle prime aziende perché già nel 1919 iniziavamo a discutere con uno dei nostri partner più importanti per quanto riguarda i flaconi uh, l'utilizzo uh, della plastica riciclata nel repette. Eh, per cui lo studio è partito intorno al 1919 finalmente a marzo 2020 siamo usciti in grande distribuzione col primo flacone 50% repet food grade per cui un tipo di plastica che veniva già utilizzato all'interno eh, del food eh, quest'anno eh, naturalmente mh, non ci siamo fermati solo a quel tipo di flacone lì. E ehm, siamo andati avanti con lo sviluppo di altri flaconi. Per cui nel gennaio 2021 siamo usciti con un altro flacone sempre ripetuto al 50%: Food Grade, a maggio siamo usciti con un flacone. Con un 50% in Repet, sempre food grade, e in più abbiamo iniziato a utilizzare anche un tappo eh, con una componente del 99% da post consumo. A luglio 2021 siamo usciti con eh, i nuovi flaconi in REPET 100% eh, Repet eh, per quanto riguarda le nostre ricariche. Un po' in contrapposizione alle ehm, sacche molli che ci sono in questo momento per quanto riguarda tutto il mondo delle ricariche dei saponi liquidi. Altre iniziative di eh, riciclo che abbiamo portato avanti con i nostri clienti sono i vari supporti che noi diamo, per cui le etichette, possiamo forni fornire le etichette che vanno dal 70% al 100% di macerare riciclato, i cartoni, per cui gli astucci che magari ehm, finiscono un, un prodotto più delicato, quale magari un intimo, un prodotto per un bambino. E poi i cartoni normali, i nostri cartoni Havana che utilizziamo. Eh, questi cartoni sono tendenzialmente il 100% già riciclati e mh, possibilmente mh, diamo la possibilità ai nostri clienti di private label di certificare anche il prodotto con eh, il marchio FSC. Siamo felici da qualche, eh, da qualche anno di aderire al progetto Cycle for Green che mh, serve per il riciclo della carta oleata. Eh, se, mh, noi... Che lavoriamo con la grande distribuzione e che facciamo un numero veramente alto di, di flaconi eh, all'interno delle otto ore lavorative in un anno, eh, questa, questo supporto di carta oleata eh, in passato mh, doveva essere smaltita eh, in, con i vari smaltitori. Eh, aderendo a questo progetto invece eh, siamo riusciti eh, l'anno scorso, nel 2020, a riciclare circa 8 tonnellate di carta oleata. Equivalente a una riduzione di 15 tonnellate di CO2. Vediamo ora qualche progetto attivato reale su, su, su questo tipo di attività. Per cui, come dicevamo prima, siamo partiti con, il nostro, con le nostre ricariche da litro con il 50% di plastica riciclata. Siamo usciti quest'anno con il nostro flacone da litro con la plastica riciclata il 50% e eh, il tappo con il 99% di, di plastica da post consumo e i nostri flaconi da 2 litri eh, con una plastica riciclata del 100%. Um, tutte le etichette di questi prodotti portano un bollino eh, abbastanza grande per far capire anche al consumatore che quello che tu stai comprando eh, è già una plastica che ha subito un, un primo riciclo. Questo è un progetto invece che abbiamo portato avanti con la catena MD. Anche loro adesso stanno pian piano ehm, seguendo il discorso appunto di utilizzare materiali riciclati ehm, e per loro abbiamo fatto appunto il, la linea Cliosan dove hanno assolutamente aderito alla, alla nostra offerta di questa di questo flacone con 50% di plastica riciclata, e in più loro hanno eh, chiesto di mh, mettere sul cartone anche eh, il bolino FSC eh, misto, con la percentuale di, 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 di carta mh, al 50% riciclata. Um, un altro progetto che abbiamo portato avanti quest'anno. È stato con Aldi per sempre per il loro marchio privato. Con loro noi abbiamo fatto eh, il flacone da litro del bagno schiuma e il flacone 2 litri del bagno schiuma. Anche loro hanno aperto un progetto che si chiama Aldi Missioni in ballo e sono stati molto contenti appunto di, di avere all'interno del comparto della cosmetica eh, dei flaconi già con eh, materiale riciclato. Uh, vi ringrazio per, per l'attenzione e spero di, di, di aver dato qualcosa in, insomma, di, di nuovo per quanto riguarda la parte eh, della grande distribuzione. Grazie dottoressa Giacalone, grazie molte per la sua testimonianza. Uh, ascoltare sempre poi. Le testimonianze delle imprese che eh, danno l'esempio, hanno dato l'esempio con eh, la loro quotidianità, diciamo con la, le loro strategie di business e con tutte le implementazioni verso la sostenibilità che riescono a realizzare, è sempre un momento fondamentale in ciascuno dei nostri eh, workshop. Benissimo, allora noi abbiamo concluso eh, queste due ore di, di formazione, il secondo appuntamento del progetto Sigma di oggi pomeriggio, quindi non mi resta eh, innanzitutto che ricordarvi di eh, compilare la survey per chi non l'avesse fatto, di rivedere il webinar del 22 giugno, avete la registrazione sul sito della Camera di Commercio, soprattutto per le imprese che magari oggi... Hanno capito eh, che è interessante il progetto Sigma e vogliono seguirci in modo da ehm, ascoltare quindi anche la prima lesson diciamo sul tema della sibiosi industriale. Ringrazio ovviamente il professor Marco Frei, il dottor Filippo Corsini del Sant'Anna, Ringrazio la dottoressa Giacalone per la testimonianza dell'impresa e ringrazio tutti voi che avete avuto eh, la pazienza di ascoltarci fino alla fine. Eh, vi ricordo, come già detto all'inizio, che la prossima volta cioè, ci ci vediamo. Vedremo presto, tra, sicuramente entro l'anno, probabilmente nel mese di novembre, auspicando che sia possibile in presenza, in modo da ricominciare a lavorare vis-à-vis -vis per il progetto Sigma. Grazie a tutti e arrivederci.